Buonasera a tutti, Autocobiker. Oggi martedì iniziamo la nuova rubrica, finalmente. È mesi che ne parlo, che avevo fatto questa nuova rubrica. Parliamo cinema giapponese. Parliamo cinema giapponese, sempre sulla falsariga delle rubriche che ho fatto fino ad ora, quindi quella di manga e quella della letteratura. Quindi parliamo di un autore, e poi in questo caso un regista, parliamo di un regista e dei suoi film. Quindi iniziamo la prima volta, parliamo di Takeshi Kitano, famoso Takeshi Kitano, che sicuramente il regista tra i più famosi in assoluto che c'è in Occidente, almeno, i più conosciuti anche perché ha vinto su vari feste, ha vinto quindi Festa di Cannes, Festa anche, mi sembra anche no, Venezia, mi sembra no, non mi ricordo, comunque a Cannes ha vinto. Comunque famoso, insomma, ha partecipato a vari festival, e poi vediamo vari film. Adesso non mi ricordo, sono tanto ferrato, sto leggiamo la biografia, quindi non mi ricordo mai i vari premi che vinco, i vari registi, sono tanti regali qua. I vari festi che ci sono in giro. Comunque parliamo di Takeshi Kitano, ho deciso di cominciare questo constatore, appunto, che è più famoso. Quindi. Come ho detto l'altra volta, se mi avete seguito recentemente, ho detto che avrei fatto gli registi giapponesi, però in casi che hanno fatto anche attori, come nel caso di Takeshi Kitano, parliamo solo di film in cui lui è regista, quindi non dei film. Magari vi do un accenno dei film che ha fatto in generale, però non parleremo dei film che lui ha fatto come attore con altri registi, quindi solo i suoi film da regista. Quindi intanto vediamo se funziona tutto. Allora, vediamo se funziona il chat, come al solito, che controllo sempre perché si sa mai. Magari non funziona. Di solito funziona, ma non si sa mai. Allora, vediamo se funziona. Ok, questi sono i comandi. Quindi do ebook social e i tre libri che usiamo per studiare il giapponese, che quando facciamo lezione al giovedì. Quando facciamo lezione di giapponese al giovedì. Allora, se volete sostenere il mio canale, se volete sostenere il mio canale, potete fare una piccola donazione tramite Streamlabs o Ko-fi.com, dove vi è più comodo. Io vi ringrazio già da ora. Se volete, appunto, sostenermi, quindi qualcosa che il canale qui non è affiliato, che purtroppo gli iscritti sono pochi, quindi il canale qui non è affiliato, quindi non si possono fare sub, quindi non ci si può subare sul canale, subare, subare, insomma, come volete dire, non ci si può abbonare, diciamo all'italiana, abbonare al canale, e quindi potete fare questa cosa, quindi fare una piccola donazione, oppure acquistando il mio libro, ebook, che trovate su Amazon a 5 euro. Quindi se volete sostenermi, potete fare queste due cose, oltre naturalmente a iscrivervi e iscrivervi al canale, che non costa niente, e far diffondere, far sapere che c'è questo canale Takumaki, che parla appunto di Giappone in generale, di cultura giapponese in generale, di manga, di anime, di letteratura, di anche di cinema, quindi di lingua giapponese e di cultura generale, giapponese di cultura generale. E poi ci sono appunto altri vari canali, oltre al canale Twitch, il canale YouTube, dove metto sempre tutte le live che faccio appunto su Twitch, e le ricarico sul canale YouTube. Questa domani la ritrovate sul canale YouTube. Qui su Twitch resta 14 giorni, mentre sul canale YouTube ci sarà in eterno, finché c'è il canale YouTube sarà sempre lì. Quindi, a meno che YouTube non mi chiude il canale o scompare YouTube, insomma, i video saranno tutti lì. E quindi trovate lì tutti quei punti che faccio quando parlo quando parlo di manga, e quando ho parlato di letteratura, ho messo l'altra volta sospesa adesso la rubrica sulla letteratura, perché ho parlato di tutti gli autori principali, quindi tutti i libri principali ci sono pubblicati in Italia, quindi in futuro ritornerò quando ci saranno nuove uscite, quindi quando ci saranno nuove uscite di nuovi libri di cui parlare, quindi parleremo anche di quei libri. Magari, beh, se mi fa anche un autore che magari ancora non è conosciuto in Italia, che magari verrà pubblicato anche in Italia, parleremo anche di quello, autore o autrice naturalmente. Più avanti i video quando parlo di manga, appunto, i video del giovedì quando facciamo lezioni in lingua giapponese, e i libri del sabato quando giochiamo un po' giochi vintage, si chiama Master System oppure Nintendo 64, oppure, e poi vediamo qualche video sempre in tema Giappone. E poi ci sono i video sempre su YouTube, i video di quando esco in bicicletta, faccio questi video itinerari cicloturistici sulla provincia, della provincia Ancona, quindi andate a vedere, può essere interessante per chi non è della zona, soprattutto magari può trovare spunto da qualche posto bello andare a vedere, magari in vacanza, in futuro, estate, insomma. Ma è bello anche adesso andarsi a vedere, quindi adesso poi d'autunno c'è una bella stagione, quindi a parte che è un po' tempaccio, ma insomma è bello da vedere il periodo degli alberi gialli e rossi quando comincia a perdere foglie, insomma è anche bello anche adesso andare a vedere, insomma i posti andare a vedere. Quindi trovate tutto lì sul canale YouTube. Poi c'è la pagina Facebook dove io metto sempre il link, anche stamattina ho messo il link che avrei fatto la live stasera, quindi iscrivetevi al canale, alla pagina Facebook, così sarete sempre aggiornati. E
Sapete sempre se faccio live o no, se magari sposto live o qualcosa, insomma, vi aggiorno sempre dalla pagina Facebook. E poi c'è il gruppo Facebook, e io e voi vi iscrivete alla pagina e vi metto al gruppo. Poi c'è la pagina Instagram, dove metto varie foto, disegni vari, cose varie. E poi c'è la pagina TikTok, che adesso sto preparando, come tante volte sto preparando dei video. E appena posso, vi finisco, che appunto, come sapete, ormai saprete che c'è, c'ho gli operai qui davanti a casa, quindi nel palazzo, stanno ristrutturando il palazzo esternamente, sapete che c'è questa cosa lì dei sussidi dallo Stato, tutti ristrutturano i palazzi, quindi anche il palazzo mio qua si è messo a ristrutturare, quindi hanno fatto un po' dei rumori, quindi insomma, appena posso, per registrarmi c'è un po' di silenzio, quindi appena posso cerco di registrare, quindi appena posso pubblicherò vari altri video su TikTok. Poi c'è la merito, come anche c'è il quindi se volete anche mandarmi dei messaggi privatamente potete usare anche a me, volendo. E oltretutto, ok, quindi iniziamo. Lo schema è sempre il solito, quindi vediamo la pagina. Allora, togliamo un po' di cose che non servono. Togliamo un po' di cose, dicevo, lo schema è sempre quello. Quindi vediamo le foto, quindi le foto dell'autore in particolare, appunto, perché ci citano. E poi, in questo caso, non mi occupo di libri, ma le locandine. Quindi ho trovato le locandine originali, le locandine del film italiano, dove ho trovato poi comunque l'edizione occidentale del film, con titolo in occidentale. E poi leggerò un po' delle trame, soprattutto da Wikipedia, se riesco a trovare delle trame un po' concise. In Wikipedia molto spesso mette la trama completa del tuo film, quindi non mi voglio spoilerare poi, anche per la lunga, quindi. Oppure su un altro sito, adesso vi dirò che sito è un sito di database di cinema, e quindi possiamo usare quello. E quindi leggiamo appunto le trame di questi film, anche soprattutto le schede tecniche del film, quindi i titoli, i vari anche gli attori principali, soprattutto. Iniziamo che quasi i film sono abbastanza, quindi dobbiamo finire, ci mettiamo un po'. Allora, l'altro che devo vedere è questa, immagini. Allora, immagini, vediamo se lo prende. Mi sa che non l'ha preso. Non l'ha preso, come al solito. Niente, ora devo chiudere e aprire. Dopo questa cosa, se devo tenere aperto, non lo prende. Allora, vediamo un po', adesso dovrebbe prenderlo. Ecco qua, infatti c'è il contorno giallo, quindi l'ha preso. L'ha preso, ok. Un po', io lo vedo. Ok, io lo vedo. E questo, se avete nero, poi vedete bianco, eh. Un attimo, che. Ecco qua, questo è Takeshita, insomma, conoscete perché è abbastanza famoso, insomma, chi segue un po' il cinema conosce, insomma, magari di vista, insomma, di faccia, di Takeshita. Abbastanza famoso. Quindi adesso iniziamo a leggere, allora, un attimo che. Come al solito, la biografia da Wikipedia, e poi vedremo i vari film. Un attimo che apro la scheda e poi iniziamo. Allora, ecco qua. Allora, Takeshi Kitano, noto anche con lo pseudonimo di Beat Takeshi, che è questo pseudonimo che usava spesso, che usa spesso, insomma, tanto lo usa. Nato a Tokyo il 18 gennaio 1947, è un attore, regista, sceneggiatore, montatore, conduttore televisivo e comico giapponese. Ho fatto un po' di tutto. Si può dire che facendo un paragone che è il Verdone del Giappone, no? Il Verdone appunto regista, attore, montatore, cose, insomma, sceneggiatore, molto spesso ha fatto cose. I suoi film, soprattutto i primi film, faceva quasi tutto lui, quindi insieme ad altri collaboratori, insomma, sia attore che regista. E anche Colgo, naturalmente, ha cominciato nel televisore. Quindi infatti c'è questo parallelo anche di Takeshi Kitano, ha cominciato nel televisore. Allora, diciamo, a vincitore non mi do, ecco, non mi do, aveva vinto, non mi do, non mi ricordavo. La festa del cinema di Venezia nel 97 ed è Leone d'Argento nel 2003. È considerato uno dei più importanti registi orientali viventi per il suo peculiare stile e originalità del suo cinema. Adesso diciamo a leggere la biografia, che è un po' lunghetta. Allora, biografia. La gioventù e la formazione. Ah, qua c'è una citazione, tra l'altro. Adesso c'è la parte in inglese, poi verrà direttamente in italiano. Va bene quando fai ridere in televisione o sul palco, ma non mi piace che si rida di me in pubblico. Non ho mai voluto che nella mia vita privata si dicessero che sono buffo. Questa è una sua citazione. Quindi è un comico, però c'ha insomma, sua cosa seria, la vita privata è una quelli che sono sempre alle buffoni anche nella vita privata. Allora, vediamo. Nato a Tokyo nell'immediato dopoguerra, come quarto figlio di Kikujiro Kitano, cioè il padre Kikujiro nome, un pittore e decoratore alcolizzato dal carattere violento. Il padre era costretto a accettare qualsiasi lavoro secondario pur di portare a casa i soldi necessari alla famiglia.
anche se gran parte dei suoi guadagni li spendeva in droni e alcol. Fu così che, quando ancora Takeshi era piccolo, il padre se ne andò di casa. Kitano si trasferisce quindi con la madre e i fratelli a Senju, uno dei quartieri più poveri di Tokyo. Le difficoltà incontrate in questo periodo e la forte diffusione di grandi yakuza nel quartiere segneranno per sempre il piccolo Takeshi, il quale prenderà questi temi nel suo cinema. Infatti sapete che il cinema di Takeshi Kitano è molto incentrato sulla yakuza. Dopo vedremo dai film che sia in modo scherzoso, in modo comico, ma sia anche in modo serio. Da cresciuto, Kitano decide di lasciare l'università e dopo aver svolto vari lavoretti per sporcare il lunario, nel 1972 lascia la famiglia trasferendosi a Asakusa, un famoso quartiere di Tokyo, sperando di diventare un comico. Takeshi viene assunto al François, un locale di spogliarelli, dove fra un numero e l'altro si esibiscono dei comici di cabaret. Kitano è invitato a lavoro come inserviente. Per caso, una sera, alla spalla di uno dei comici non può salire sul palco e così viene chiamato il giovane Kitano a sostituirlo. Da allora il Takeshi rimane per molti anni dalle presenze fisse del locale, in cui impara la danza, la recitazione e tutto il teatro satirico classico giapponese, sotto la protettrice del famoso comico senza muro Fukami. Kitano stesso racconterà questa sua esperienza formativa nel libro autobiografico Asakusa Kid, così come servirà da ispirazione per il suo film Kids Return, che dopo vedremo. Una volta abbandonato il François, Kitano e un suo amico Taneko Kiyoshi forma il gruppo chiamato Chubits, specializzandosi in manzai, ecco, manzai questo corso adesso qua, non so se lo dice, numeri comici a due tipicamente giapponesi, sono proprio dei coppi che fanno queste cose, battuta e risposta, quindi tra i manzai è proprio un tipo di comicità giapponese, proprio fatto da due, che uno fa la battuta e l'altro risponde. Il duo ottiene sempre più consensi, arrivando a monopolizzare la televisione giapponese, con un picco di popolarità nella metà degli anni 80, al punto che Kitano rimane tutt'oggi uno dei volti più conosciuti nel mondo televisivo giapponese. Su anche l'imitazione di Takeshi Castle, il famoso Takeshi Castle, è il programma nel quale decine di concorrenti devono superare vari ostacoli e avversari per arrivare alla stage finale e cercare di vincere la puntata. Il programma ha approdato anche in Italia con il nome di My Dear Banzai, sapete, il famoso My Dear Banzai, grazie a Charles Pansman, e continua tutt'oggi ad avere numerose imitazioni in tutto il mondo. Dopo si è visto anche, non so se vedete, c'è anche proprio Takeshi Kitano che è arrivato anche a lui dopo che la Pansman non ha fatto più My Dear Banzai, è stato rifatto proprio Takeshi Kitano, proprio intitolato Takeshi Kitano, anche Lino Greg l'hanno commentato, insomma, su TV privati, insomma, però si è visto anche fino a pochi anni fa. Non so adesso se si vede più, però si vedeva. Il famoso Takeshi Kitano, questa cosa, questo tipo di giochi senza frontiere demenziali, no? Anche molto estremo, i giochi molto estremi. Ok. Anche dopo queste esperienze televisive, Kitano ha voluto usare il nome d'arte che aveva nel duo dei Chubbies, scegliendo di firmarsi Bito Takeshi. In giapponese Bito Takeshi, quello scritto in Bito scritto in katakana, per chi studia giapponese che mi segue sa cosa sto dicendo. In katakana e hiragana. Katakana appunto è l'alfabeto sillabico che si usa per le parole straniere. Per i suoi ruoli come attore del cinema, mentre da regista ha sempre mantenuto inalterato il suo vero nome. Quindi quando fa i ruoli da attore, mette Vito Takeshi, quando fa il regista c'è scritto proprio Takeshi Kitano, regia di Takeshi Kitano. Allora, i due esordi da regista, quindi due. Dopo una carriera nel mondo del cinema, parallela a quella televisiva, fra cui degna di nota è la partecipazione a Furio, famoso, Merry Christmas, Mr. Lawrence dell'83, sapete no? La famosa musica, non posso far sentire, insomma, famosissima musica che ormai è diventata, si può dire, un secondo inno in Giappone, quando si vede qualcosa in TV, che in Giappone viene fuori sempre questa musica qua. E scritta da Sakamoto, dal musicista Sakamoto. Di Nagisa Oshima, regista. Parleremo anche di Oshima in futuro, quindi la prossima volta avremo una retrospettiva, cioè una serata parleremo di Nagisa Oshima, un altro regista molto importante del cinema giapponese. Allora, Kitano viene scritturato per il ruolo da protagonista in Joint Cop. Titolo originale è Sono Toko, chiovo di Tsuki, da un cibo con attenzione quest'uomo è pericoloso. Dopo vedremo anche questo. Il film nasce con un evento poliziesco sulle orme dei. Ritornando un attimo indietro su Furio, sapete Furio film, no? Merry Christmas, Mr. Lawrence, che c'era anche cosa, c'era David Bowie, no? Anche l'attore, poi c'era l'attore. Allora, diciamo, il film nasce ovviamente
film nasce come violento poliziesco, cioè Violent Cop, sui romanzi successi cinematografici americani, con Kiji Furukawa alla regia e Kitao nel ruolo del tipico poliziotto contrapposto alla criminalità organizzata. Per motivi di impegni in altre produzioni, Fukasaku abbandona il progetto e Kitano chiede alla produzione di potersi cimentare lui stesso alla regia, lanciando di fatto il proprio esordio. Quindi il film doveva essere appunto di questo Fukasaku come regista, dopo invece c'è avuto da fare, andava via e l'ha preso lui e l'ha girato lui come regista. La motivazione è semplice: non l'ha mai fatto e vorrebbe provare, senza ancora mirare a diventare un regista di professione. In passato cabarettista e poi da comico televisivo, non sono d'aiuto in questa impresa, soprattutto agli occhi della critica, ma Kitano, essendo un artista largamente eclettico, riesce a vincere ogni pregiudizio, realizzando la propria opera prima. Una volta avuta la regia in mano, Kitano si appropria del film, girandolo secondo la propria visione. Invece di un classico film sulla Yakuza, tipicamente giapponese, o di un poliziesco americano, il neo-regista gira un film personale e intenso, intriso di violenza e tragicità, con impronta stilistica già potente seppur ancora grezza. Infatti, accanto a caratteristiche tipiche dei film di genere, si intravede già l'innesto di temi come l'astrazione e la preparazione alla morte, oltre all'assenza di un protagonista positivo, rappresentato invece da un antieroe. Tutti questi aspetti risulteranno preponderanti nella produzione successiva di Kitano. Alla sua uscita nelle sale giapponesi nel 1989, il film passò quasi inosservato. La figura di Pizza Takeshi, inaspettatamente violento e cupo giustiziere, stridea molto con l'immagine di comico e cabarettista che si era costruito fino ad allora, perciò il pubblico rimase disorientato, esattamente come la critica, che solo anni dopo rivaluterà questo film. Il successivo film di Kitano, Boiling Point, i nuovi gangster, titolo originale è Sang Yong X Jugatsu, quindi 3-4 Jugatsu, del 1990, è stato definito come la seconda opera prima, in quanto è da questo film che il regista ha quella completa libertà di espressione che gli era mancata nel subentro in corso dell'opera di Violent Cop. Certo, questo è appunto un film che lui è subentrato, quindi già scritto, già preparato, anche se l'ha modificato, invece questo è proprio il primo film che lui ha proprio pensato, proprio come regista. Oltre ad attore e regista, infatti, questo secondo esordio vede Kitano anche come sceneggiatore e montatore, sebbene qui non ancora accreditato, ruoli che ricoprirà stabilmente il resto della carriera. Di rottura e senza preciso sviluppo della trama, questo film permette a Kitano di sperimentare varie tecniche di regia per continuare a delineare il proprio stile, rimanendo comunque su un'impronta che aveva già fatto intravedere, intraprendere, scusate, che aveva già fatto intraprendere e che rivelerà da qui in poi caratteristica del suo cinema. A differenza di Point Cop, questo film mostra per la prima volta il lato ironico del regista, fatto di battute e azioni inaspettate, altamente in contrasto con il clima cupo della pellicola. Proprio per questo risulta, più risulta una componente che mette ancora più risalto la violenza e i dolori della vita mostrati. Come precedente, il film fu un insuccesso di pubblico e critica, ma malgrado questo Kitano non si arrese nel suo percorso di regia. Qui la biografia è bella lunghetta e qui la leggiamo tutta perché è interessante. Allora, i primi successi. Nel 1991, insomma, a me che trovo, magari che trovo qualche altra foto, adesso vedete qui per una mezz'oretta sempre questa foto qua, però magari la prossima volta quando metterò qualche altro regista metterò più foto, perché se no sempre una foto statica. Ma quindi i primi successi. Nel 1991 è la volta del Silenzio sul mare, Anonatsu Ichiban Eshizukana Umi, titolo originale. Alla sua prima collaborazione con il compositore Joe Hisaishi, e per la prima volta accreditato anche come montatore, avendo così ufficialmente il pieno controllo su ogni singolo aspetto della pellicola. Il film è quasi completamente muto, i dialoghi della storia sono ridotti all'essenziale e parla di due innamorati accomunati dal fatto di essere sordomuti alla ricerca di un stimolo nella loro monotona esistenza, che sarà scoperto grazie al surf. Già al terzo film della regista, Kitano gira forse la sua opera più ermetica ed essenziale, in cui si possono trovare tutti gli elementi più puramente lirici del suo cinema. L'opera vince il premio come miglior film al Kinema Junpo Awards e al Blue Ribbon Awards, con questi ultimi che incontrano Kitano anche come miglior regista. Allora, qua c'è un'immagine che devo farla vedere. Vabbè. Adesso qualcuno la vedete sulla pagina di Wikipedia, c'è un'immagine, dice: un murale dedicato a Kitano è una scena del suo film Sonatina. Dopo vedremo anche quello. Allora, nel 1993 esce
Anche in sono latine, la pronuncia non so come sia in inglese, sono latine, sono latine, la pronuncia non so come sia, sono latine, adesso la pronuncio come è scritto. Quarto film del regista e seconda collaborazione con Joe Hisaishi, presentato alla festa di Cannes nella sezione Un Certain Regard, e vincitore del primo premio al 33esimo festa del cinema di Taormina, è il primo film che ha diffuso il cinema di Kitano fra gli appassionati di tutto il mondo. È senz'altro uno dei più apprezzati dagli ammiratori del regista. Il film è considerato un capolavoro per l'esotica ambientazione sul di Okinawa, la regia geometrica di Kitano, la colonna sonora martellante di Isayishi e soprattutto il suo contrapporre una storia di spietati Yakuza alla ricerca di redenzione del protagonista, un uomo violento e cinico, caduto in una trappola che risale dai suoi superiori e consapevole di una vera e propria via di fuga. Finito per rassegnarsi alla morte imminente, egli vivrà gli ultimi giorni della sua vita cercando la pace, improvvisando giochi sulla spiaggia, incontaminata con i suoi compagni, definendo una situazione che verrà ripresa anche in altri suoi successivi lavori. Il regista sembra voler creare un'oasi di felicità che possa far rinascere i personaggi, in attesa di tornare in un mondo violento e spietato. Hanno voluto che io, di Kitano, ho visto abbastanza, insomma, alcuni film l'ho visti, alcuni ancora non l'ho visti. Sono attimo e ricordo l'ho visto, comunque sono quanti anni fa, perché adesso ultimamente non è che ho visto più tanti film. Comunque, mi sono buttato sulle serie televisive di film e ultimamente non ho visto tanti. Comunque, da Cacita qualche film l'ho visto. Questo me lo ricordo, sì. Questo mattino me lo ricordo e l'ho visto, era molto bello. Il flop incidente. Il 1994 è l'anno particolarmente buio per Kitano, il quale subisce due incidenti, uno sul piano fisico e uno sul piano personale, che segneranno per sempre la sua carriera. All'inizio dell'anno esce il suo quinto film, Getting Eddie, Villa Yatteruca, titolo originale. Primo lavoro demenziale del regista che egli stesso giudica un proprio suicidio personale. Il film è un insieme di gag comiche tenute insieme da un labile filo conduttore, girato con pochi mezzi e quasi senza sceneggiatura. Un genere cinematografico giapponese, scusate, ogni genere cinematografico giapponese viene ridicolizzato in quest'opera, da un Yakuza movie al Love Story, dal Kaiju Eiga, cioè il film di mostri, Kaiju Sabo, tipo Godzilla, quello che no? I Kaiju. Al Tokusatsu. Tokusatsu sarebbero i film quelli con i personaggi supereroi, tipo Mega Man o Ultraman, qualcosa di questo è il Tokusatsu. Più simile a una raccolta di sketch televisivi, Kitano lo considera un esperimento fallito, oltre che un grande flop dopo l'eccellente passaparola internazionale per Sonatina. Il vero e proprio infortunio però avviene il 2 agosto 1994. Il regista è vittima di un violento incidente motociclistico, a causa del quale dovrà subire un pesante intervento di chirurgia estetica al volto, il quale rimarrà paralizzato nella parte destra. Infatti, guarda, da questa foto già si vede che questa è già una foto recente di qualche anno fa, quindi. Nella parte destra. L'intervento contribuirà a rendere particolare e unico il suo sguardo, causandogli anche il distintivo tic all'occhio destro che rende ancora più inusuale la sua espressività. Questo incidente si è profondamente Kitano anche sul piano psicologico, spingendo in uno stato di cupezza che si rifletterà sui successivi lavori da regista, particolarmente disincantati e con una maggiore consapevolezza dei valori della vita e della morte, che va a scavare poi, l'ha cambiato proprio a livello personale. Allora, ritorno alla consacrazione. Nel 1996, dopo una lunga convalescenza dall'incidente, Kitano ritorna al cinema con Kids Return, Kids Return, titolo originale. Sul sesto film e primo vero successo cinematografico in patria. Il film è una rielaborazione di esperienze di vita vissuta dal regista, le stesse che anni prima aveva raccolto nel libro autobiografico Asakusa Kid. Si ritorna all'atmosfera di Boiling Point, parlando del mondo giovanile giapponese con uno sguardo minuzioso e disincantato. L'autore protagonista è Masanobu Ando, che interpreta Shinji. Viene premiato dal Scusate, c'è appunto. L'autore di protagonista Masaburo Ando, interpreta Shinji, viene premiato al Blue Ribbon Awards, Ochi Film Festival, Kinema Jumbo Award e dal Mainichi Film Cursus, mentre in Europa il film viene presentato al Festival di Cannes nella sezione Quinzaine des Réalisateurs. Scusate, ma il francese non è soltanto la pronuncia del francese. Allora, ma è 1997, l'anno della svolta definitiva di Kitano. Il film Hanabi, Fiori di Fuoco,
E Hanabi sarebbe, non so, i fuochi artificio, sarebbe i fiori di fuoco, si chiama Hanabi in giapponese, i fuochi artificio. Ottiene un grande successo internazionale e, oltre ad essere premiato da numerose feste in giro per il mondo, la vittoria del nome d'oro al 54esimo Mostra Internazionale dell'Arte Cinematografica di Venezia permette all'opera del regista giapponese di approdare per la prima volta sui grandi schermi di tutto il mondo, a partire dall'Italia, infatti ha avuto un grande successo. Kitano torna di nuovo a contrapporre la violenza a qualcosa di diametralmente opposto, come già evidente dal titolo, Hanabi è un'espressione giapponese che indica i fuochi d'artificio, composta da Hana, che significa fiori, e Bi, che significa fuoco, quindi appunto fiori di fuoco. È bello come immagine, i fiori non chiamano fuochi d'artificio, ma fiori di fuoco, infatti sono fiori, vedete, quando scoppiano in aria sembrano fiori. Questa volta il sangue si contrappone all'amore che lega il protagonista Nishi alla sua moglie malata di leucemia e ormai prossima alla morte. Nishi intraprende un viaggio con l'armata per regalarle gli ultimi momenti di serenità, seppur bloccato da alcuni membri della Yakuza che pretendono. Adesso qui leggiamo quasi tutte le trame, quindi dopo le leggeremo di nuovo, quindi, quando farò le schede. Allora, seppur bloccato da alcuni membri della Yakuza che pretendono i pagamenti di alcuni debiti contratti in passato, il film è probabilmente l'opera più toccante e personale del regista e segna l'ennesima collaborazione con Joe Hisaishi, cioè nelle musiche, no? I segni lasciati dall'incidente di 3 anni prima sono evidenti nel personaggio di Oribe, ex collega del protagonista, ora infermo, ritratto a dipingere proprio le opere che realizzò Kitano lungo la convalescenza dell'incidente. Infatti Kitano è anche un pittore. C'è anche, mi pare, adesso non mi ricordo quali film è, però c'è un film di cui dopo si vedono spesso. Adesso guardo di là. C'è un film dove si vedono tutte le sue opere che ha dipinto, se non si vede molte, molte opere. Allora, le opere successive, tra loro molto diverse, ricevono in tutto il mondo un'ottima accoglienza, sancendo il periodo di massimo successo di critica nella carriera del regista. Il film seguente è Estate di Kikujiro, Kikujiro Nanatsu del 1998, è molto bello, questo mi è piaciuto molto. Dedicato alla memoria del padre del regista, dal nome appunto Kikujiro. La storia di un viaggio che è una sorta di fuga dal mondo intrapresa dal rosco signore di mezza età, interpretato sempre da Kitano, e da un bambino alla ricerca della madre, affidato all'uomo dalla sua nonna. Anche questo road movie torna il tema della ricerca, di redenzione e di un senso alla propria vita, senza paura, sottolineata dall'emozionante colonna sonora di Hisaishi, prima di tornare all'esistenza di tutti i giorni. Il film è senz'altro uno dei più famosi e apprezzati da una vasta fetta del pubblico del regista, mettendo da parte la violenza fisica e accentuando il rapporto dell'individuo col mondo esterno, rappresentato da vari personaggi che incontrano i protagonisti lungo la loro avventura. L'acclamazione unanime della critica porta Kitano a realizzare nel 2000 il suo primo e fino a unico film negli Stati Uniti, Brothers, un Yakuza movie che mette in scena l'incontro-scontro tra la criminalità nipotica e quella afroamericana. Questa pellicola vira maggiormente verso il cinema di genere rispetto agli elementi poetici tipici del regista, seppur presentando comunque in secondo piano una sottile ma aspra critica all'imperialismo americano e al tempo stesso alla società giapponese, a detta dello stesso Kitano, colonizzata dagli Stati Uniti e senza più una vera e propria indipendenza culturale. Allora, questi sono cose, sono film, no? Sapete, quando un regista comincia a avere un po' di successo, un regista nordamericano viene chiamato in America a fare i film, ci sono stati vari casi di registi, anche europei, che sono andati là e poi hanno fatto dei film che non erano manco tanto belli, insomma. Sono stati un po' snaturati, loro cose, per qua dice che cinema di genere, che appunto rispetto agli elementi poetici tipici del regista, quindi un po' diverso, però insomma lui cerca appunto la rispetta proprio del regista. È riuscito a fare anche su un film blockbuster americano, è riuscito a fare insomma, a metterci un certo spessore. Ma la tour internazionale del film aveva l'obiettivo di far conoscere il nome del regista anche sul mercato americano, cosa che accade solo in parte. Tuttavia l'ambizioso progetto garantì la prima volta un budget considerevole e il film registrò un buon incasso a botteghino, con oltre 15 milioni di dollari in tutto il mondo. Nel 2002 il regista realizza la sua ultima collaborazione con il compositore Joe Hisaishi per il film Dolls, in cui tre diverse storie sull'impossibilità dell'amore in società giapponese si intrecciano tra loro, riportando sul suo schermo tutti gli elementi cardine del cinema di Kitano, una sorta di opera definitiva, intrisa di grandi sprazzi, sprazzi di poesia e malinconia tipici del regista. Dolls è l'ultimo film di Kitano acclamato unanimemente e realizzato secondo lo stile che lo contraddistingue. Infatti, l'anno dopo, torna nel cinema di tutto il mondo con Zatoichi, vincitore del nome d'argento alla regia, la 60ª Mostra del Cinema di Venezia, adattamento dell'omonimo personaggio che vede Kitano
anche come protagonista. Il film è un esempio di Jidaigeki. Jidaigeki sono i film storici. Geki vuol dire cinema, no? E Jidai vuol dire storia, quindi sono i film storici giapponesi. Postmoderno, che mette la regia dell'autore al servizio della violenza stilizzata, dell'umorismo nero e persino del musical. Infatti, mi ricordo, ho visto c'è un pezzo in cui balla, insomma. Risultando il più grande successo economico chitano, incassando ben 32 milioni di dollari in tutto il mondo. Con questo successo internazionale di critica e pubblico si conclude la prima fase della carriera del regista, ormai affermatosi come il più importante autore giapponese vivente. La consacrazione e lo status raggiunto daranno modo a Kitano di pensare totalmente il proprio, di ripensare totalmente il proprio ruolo di autore e il suo modo di fare cinema, andando a discostarsi in maniera radicale dal suo stile celebrato. Con i successivi progetti. La trilogia del suicidio artistico. Dopo essersi consacrato alla critica internazionale con un film che ha costituito una poetica autoriale profondamente originale, Kitano decide di dare una svolta alla propria carriera, realizzando la cosiddetta trilogia del suicidio artistico, ispirata al fallimento di Get Any e intesa come tale per via dell'osticità. Esiste questa parola, osticità, dei film, in senso che sono film ostici, quindi osticità, non so se esiste quella parola, boh, osticità, non lo so mai. Comunque sono film ostici, dei film, e il loro stile è eccessivamente barocco, autoreferenziale e autoironico. Il trittico si propone di essere una folle riflessione sulle diverse facce del personaggio chitano e finisce puntualmente per deludere il pubblico e spiazzare le opinioni della critica, senza riuscire a replicare il successo dei precedenti film della regista. Il primo film della trilogia è Takeshi's, uscito nel 2005, con protagonista Takeshi nel doppio ruolo di se stesso e di un suo sosia che sogna di diventare attore, questo mi ricordo, l'ho visto, analizzando in maniera autocritica la perfidia e la cattiveria che assumono nella vita privata molti uomini di spettacolo, autodenunciandosi e sabotandosi da solo. Presentato come film sorpresa alla 62ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si è creato un successo commerciale e di critica, soprattutto dopo il trionfo di Zatoichi. Non parlo delle critiche negative, 2 anni dopo realizza il secondo capitolo della trilogia, Glory to the Filmmaker, storia di un regista in crisi creativa che ha l'idea di realizzare un film unendo tutti i generi cinematografici esistenti, dall'horror alla fantascienza, dai film drammatici a quelli demenziali. Questa volta l'opera chiama in causa il Kitano regista, andando a dissacrare immagini con scene grottesche e battute che ridicolizzano il suo modo di fare cinema, ottenendo ancora meno successo dei film precedenti. E questa cosa strana, questa cosa proprio, insomma, ha creato questi film proprio controcorrente, no? Perché ha criticato il suo stesso modo di lavorare, quindi ha fatto autocritica. L'ultimo capitolo della trilogia è quello che torna più vicino allo stile originale di Kitano, Achille la Tartaruga del 2008, presentato alla 65ª Mostra Internazionale di Cinema dell'Arte Cinematografica di Venezia, beh, apposta di Venezia, che lo mette lungo perché c'è il link, 65ª Mostra di Venezia, nel quale sono affrontate la figura dell'autore e il tema della creazione artistica in maniera virosa, ma questa volta senza volontà derisoria, attraverso il celebre paradosso omonimo, cioè il paradosso di Achille la Tartaruga, sapete, la cosa che anche se va a stessa velocità, insomma, questo non ho mai capito questa cosa, come fare, tanto Achille sarà più veloce la Tartaruga, vabbè, vediamo, parentesi, però non ho mai capito questa cosa. Ma dice il paradosso Achille la Tartaruga, il paradosso di Zenone più famoso. Qui c'è la cosa, no? La scheda. È stato proposto nel V secolo a.C. dal Zenone di Elea per difendere le tesi del suo maestro Parmenide che sosteneva che il movimento fosse un'illusione. Il paradosso dice che la tartaruga alla fine, che Achille, anche se è veloce, non riesce mai a staccare la tartaruga. Come fare una cavolata, vabbè. Attraverso il celebre paradosso di Zenone, il film narra la storia di un pittore che, fra tragedia e lutti personali, e il suo rapporto instancabile fra ma fallimentare con l'arte. Ecco, questo qua è il film, infatti, con tutti i quadri, infatti, i quadri che si vedono sono proprio fatti da lui. Il pittore, infatti, va lui. Adesso qua non so se lo mette qua a cielo, sa che no, che ha fatto anche opere pittoriche. Allora, ritorno a Yakuza Movie. Nel 2010 Kitano torna a immergersi nel mondo della Yakuza filmando Outrage, film di genere puro, improntato su dialoghi e violenza, passato in concorso per la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2010. Dopo una serie di lavori non convenzionali, con limitato successo commerciale, Kitano realizza la pellicola nell'ottica di intrattenere il pubblico, seppur mantenendo un'elevata qualità, interpretando anche il protagonista e circondandosi di un cast corale ricco di volti noti nel cinema giapponese. Il film si è rivelato un successo commerciale, incassando 8 milioni di dollari in tutto il mondo, facendo ritornare a ribattere il nome di Kitano tra il pubblico e riguadagnando
un certo rispetto da parte della critica che lo aveva più volte bersagliato in causa degli ultimi film. Spinto dal ritrovato successo, due anni più tardi, Kitano ne realizza il secondo capitolo, Outrage Beyond, passato in concorso per Leone d'Oro a Santa Rosia, mostra di Venezia, insomma, breve, che so. Il sequel si è rivelato un successo ancora più grande del primo capitolo, incassando per 17 milioni di dollari in tutto il mondo, il che ha portato Kitano a girare anche un terzo film, a conclusione della trilogia, Outrage Coda, presentato fuori concorso come film di chiusura alla 74esima mostra di Venezia. Gli ha fatto tre film, trilogia. Allora, Tekken Kiesse, questo è interessante. Allora, sempre citazione di Kitano, cosa dice? Una cosa che odio nei film è quando cominciano a girare con la cinepresa attorno ad un personaggio. Lo trovo completamente realistico. Beh, bravo, c'è ragione, bravo, bravo, Kitano. A me mi piace questa cosa, gira intorno al protagonista con la telecamera e fa rimanere male. Non mi piace proprio. Allora, lì, questa è una citazione di Kitano. Allora, dice, il cinema Kitano è fatto di temi e stilemi che ritornano più volte lungo tutta la sua filmografia. La sua opera si caratterizza a partire dalla presenza più o meno silente della Yakuza, un evento assolutamente ricorrente, vista dall'autore come presenza massiccia e pervasiva all'interno della società giapponese contemporanea, e per questo intesa come metafora della sua ferocia. Altro tema costantemente presente nei suoi film è quello della morte violenta, e in particolare il suicidio, a cui molto spesso i suoi protagonisti sono condannati per espiare i propri peccati, per cercare definitivamente la pace. Attraverso la dimensione morale, Kitano contribuisce anche a porre l'attenzione sulla concezione della morte in Giappone, paese con più suicidi annui del primo mondo, dice appunto, sapete. Questa cosa che in Giappone ci sono molti suicidi. Un'altra componente fondamentale del suo cinema è la presenza della natura incarnata. La presenza della natura, incarnata spesso dai fiori e dal mare, luogo silenzioso e quasi metaforico, nel quale il triste realismo del mondo umano viene meno e il tempo sembra fermarsi. Scusate, solo che bevo un goccio d'acqua qui. A leggere di continuo, insomma, a parlare. Intanto bevo un po' d'acqua. No, mi siete cagato. Ok. Allora, evidenti gli film di Kitano sono anche i riferimenti al cinema noir classico, sia nipponico sia occidentale. I suoi protagonisti non sono mai infallibili e positivi, ma incarnano la figura di anti-eroi, la cui filosofia di vita e senso della giustizia appaiono discutibili e sono portati avanti in modo inesorabile, seppur mostrando lati che mettono in evidenza il loro essere umano. Proprio per questo, imperfetto e spesso crudele. Il regista critica da vicino alla società giapponese, di cui spesso fornisce una parodia nascondendo sotto comportamenti freddi veicolati dai personaggi minori. In particolare, scusate, ma. In particolare, scusate, mi è andata via la voce. Un attimo, eh. Un attimo. Faccio subito. Ok, niente, scusate, mi è andato via un po' la voce. Allora, sono arrivato. Ho perso il filo, un attimo, non lo trovo più. Ok, ecco qua, regista critica da vicino alla società giapponese, di cui spesso fornisce una parodia nascondendo sotto comportamenti freddi veicolati a personaggi nuovi. In particolare la classe medio borghese è quasi sempre ritratta come un insieme di marionette dalla scarsa volontà e priva di un senso preciso di ciò che cercano nella vita. Kitano è radicalmente avverso nei confronti del modello di vita giapponese contemporaneo, riconoscendo negli Stati Uniti un paese che ha colonizzato il Giappone, privandolo di una vera e propria autonomia culturale. È molto vero questa cosa, purtroppo. Kitano ha sempre unito una forte ed esultante componente drammatica dei suoi film a inaspettati sprazzi di ironia, esaltando ancora di più i momenti di tristezza. Il suo umorismo è quasi sempre nero e di matrice nichilista. I frequenti silenzi e tempi morti sono carichi di disperazione e frustrazione, mentre le esplosioni di violenza improvvise e spesso immotivate alimentano il diffuso senso di irrealtà. La sua regia è minimalista, fatta di inquadrature per lo più statiche, per poi pronunciarsi occasionalmente in lenti e vistosi movimenti di macchina, come per esempio nel finale di Hanabi, Fiori Fuoco, o nell'ultima
spatole di suonatile, dove spicca l'altra componente fondamentale di Cima Chitano, il montaggio, sempre curato dal regista stesso. Quest'ultimo è spesso composto da ellissi, fuori campo, inquadrature ripetute più volte in una sequenza, fino a creare una sorta di puzzle di non detti e sottrazioni. Di questi aspetti fanno di Chitano un regista dallo stile inconfondibile. Con i film successivi, Dolls ha più volte abbandonato lo stile classico del suo cinema, passando dall'autoanalisi dell'autore e della sua creazione artistica con la trilogia del suo cinema artistico, fino ad approdare al puro cinema di genere con la trilogia Outrage, spesso evitando consapevolmente le peculiarità che lo hanno reso celebre e apprezzato. Ho fatto proprio apposta questa cosa. Ok, altri lavori, poi qua c'è la filmografia, quindi adesso mi sembra di vedere quei film che lui ha fatto solo l'attore. Dopo vediamo tutto quelli da regista. Altri lavori, Chitano ha scritto numerosi libri di poesia, critica cinematografica, vari romanzi e raccolti e racconti. Oltre ad avere, questa cosa però mi pare che in Italia non credo che siano pubblicati i suoi libri. Oltre ad aver realizzato appositamente i dipinti, alcuni, cioè, i dipinti per alcune scene dei suoi film, Chitano ha più volte esposto le proprie creazioni in apposite mostre. Tutt'oggi è attivamente presente nei canali della televisione giapponese, mantenendo a oltre 30 anni dalla prima comparsa sul piccolo schermo una grandissima popolarità come showman. Chitano ha anche lavorato come designer di un videogioco intitolato Takeshi no Chiusengio, la spia di Takeshi, prodotto nel 1986 per il Famicom, la console che diventerà il NES nel mercato occidentale. Il NES.7 Nintendo, no? Nintendo Entertainment System, che in Giappone si chiamava Famicom. Il gioco è stato ideato per rompere quante più convenzioni possibili e testare la pazienza del giocatore. In passato ha rifiutato la proposta di diventare ministro della cultura giapponese per dedicarsi appieno alle sue attività. Yeah, è stata proposta come ministro della cultura. Allora, adesso c'è l'elenco dei film come ci sta sceneggiatore, che dopo vediamo particolari dopo. L'elenco di mutatore, vi leggo un attimo l'elenco dove è attore. Allora, vediamo dove è attore, quindi con altri registi. Ha fatto su Super la seconda volta Vergine del 69. 69, mi avevo piaciuto. Regia di Koji Wakamatsu. Makoto Shinkai dell'80. Poi abbiamo Dumbo Watari Boy nell'81, Mano nell'81, Sukai Sokude nell'81, Furio, appunto Furio, quel famoso di Nagisa Oshima nell'83, Jukai no Mosquito nell'83, Kanashi Jibuna The Joker nell'85, Yasha nell'85, Komitsu Zashi na Nankai Alai nell'86, Anego nell'88, Violent Cop, quello di punto dopo che stava anche regista, nell'89. Bond Point, adesso qui sono i vari film dove è anche regista, quindi adesso vediamo quelli che non è regista. Sakara Kara, Daikou Jin, 92, Erotic Universe, 95, 92. Johnny Mnemonic, no, Johnny Mnemonic, 95, con, adesso è regista, qua non c'è scritto, qua con Keanu Reeves, Keanu Reeves, come si pronuncia. È bello, Johnny Mnemonic, mi ricordo, molto bello. Infatti lui faceva parte che era sempre un Yakuza. Gonin, poi Tokyo Aie e gli occhi di Tokyo dell'80, Goni del 95, Tokyo Aie e gli occhi di Tokyo dell'88, Tabu Guato del 99, che è regista, chi è Tabu Guato? Oshima, sempre Oshima, infatti lo vedremo quando parleremo di Oshima. Poi Battle Royale, il famoso Battle Royale, tratto dal manga, dal libro e poi dal manga, no? Cioè il libro, poi il manga, e poi ci sarà fatto il film. Battle Royale anche il seguito sarà fatto. Poi, questo è suo, questo è suo, questo è suo, Battle Royale 2 Requiem, il seguito. Poi Izo del 90, Battle Royale del 93, del 2003 in seguito. Poi Izo del 2004, Blood and Bones del 2004, poi vediamo, questo è suo. Chaconso Cinema, sì, dopo questo è un episodio, poi vediamo. The Monster X Strikes Back, Attack the G8 Summit, questa è la voce, la sola voce del 2008. Questo è suo, Anatai 2012, Kekijubon Monsu del 2015. Yuzu Toshi Chichin no Bokutachi del 2015, e ha fatto molti film proprio come attore senza essere regista, solo attore. Jinsei no Yakusoku del 2016, Why the Woman We Sleeping, cioè quando le donne, Why the Women, scusate, are sleeping, cioè quando le donne dormono, del 2016. Ghost in the Shell 2017, infatti ha fatto parte anche Ghost in the Shell, non so se avete mai visto il film, non è mai Ghost in the Shell il film, con una cosa, con come si chiama l'attrice,
famosa Scarlett Johansson, che fa la parte di uno di quei film live action americani tratti da manga, però non mai, insomma, cioè sono stati fatti peggio. Poi ho fatto molta televisione, appunto serie televisive, adesso quando dovrei sto a leggere tutti i vari film, serie televisive, poi ci sono capito, i vari festival capito, vabbè, il doppiatore perché ha un'altra voce, il doppiatore principale italiano chi è? Stefano Mondini, ha fatto 1, 2, 3, 4, 5 film, anche Carlo Guardi, Mattia Sbraglia, Ennio Contorsi, sono vari attori, doppiatore italiano che ha un'altra voce, chitarra, anche Francesco Pannofini e Brother, sì. Pannofini ha un'altra voce, Brother, invece in Battle Royale, Vittorio De Palma, di prima, che ha un'altra voce. Poi programmi, anche programmi radiofonici ha fatto. Ah, vediamo un po' i romanzi. Romanzi che non sono usciti, ma sono usciti da lui. Ah sì. Non lo sappiamo, bisogna che recupero. Allora, Boy, nell'87, Edito da Castelvecchi. Sakusa Kinti è uscito da Mondadori nell'88. Nascita di un culo, nel 90 di Mondadori sempre. Poi, Analog del 2017 ancora non è uscito. Poi è uscito I Saggi, Ecco perché mi odiano, da Bompiani. E sono usciti, non lo sapevo, mi sono recupero questo qua, Sakusa Kinti mi sembra interessante, appunto che parla della sua giovinezza. Ok, abbiamo visto tutta la scheda che parla appunto di perché città, ora iniziamo a vedere nei particolari fra i film. Allora, iniziamo col primo film, qua. Questa è la copertina originale. Copertina originale. Adesso apro la scheda, un attimo che qua per trovare la scheda ogni volta che ore sono 9:50, speriamo di nuovo fare tutto per le 11, speriamo di finire qua. Allora, questo è questo, che sta qua, aspetta un attimo, guarda una cosa. Ah, io sono questa scheda, l'ho dimenticato, cavolo, come sta dopo? Aspetta un attimo che guarda una cosa. Ah, l'ho messo dopo, l'ho invertito, perché l'ho invertito? Vabbè, comunque questo è proprio questo qua, questo qua, qui. L'ho invertito, ho scritto male le cose, i numeri delle foto. Allora, primo Violent Cop, appunto, è il primo, vediamo questo. Guardate dopo, appunto, perché ho scritto male l'ordine delle schede, delle foto. Allora, questa è la copertina originale, appunto, originale, questa è la copertina internazionale, insomma. Violent Cop, The Beat That Crashes, potete vedere sopra Beat That Crashes. Un film diretto and Sterling, che c'è girato, insomma, interpretato da Beat Takeshi. Ovviamente qua appunto abbiamo detto il titolo originale Sono Otoko Kyobo Nitsuki, quell'uomo riguarda la violenza. È un film di 89, scritto e diretto da Kitano. Vediamo qua. Il regista è lui. Sceneggiatura. Vediamo qua dove c'è la trama. Qui la trama. Sto leggendo la scheda Wikipedia. Azuma, è già Takeshi Kitano, è un poliziotto sci sociopatico, dai metodi esplicativi, che non esita ad usare la violenza per ottenere ciò che vuole, anche fuori dalla vita lavorativa. Durante le indagini su alcuni omicidi legati all'ambiente della droga, Azuma scopre che il suo collega Iwaki, uno dei pochi con cui ha un rapporto non conflittuale, è coinvolto in uno spaccio di droga all'interno della polizia. Dopo l'omicidio di Iwaki, la sorella di Azuma, una ragazza affetta da disturbi mentali per cui Azuma prova un grande quanto possessivo affetto, viene rapita e violentata, causando una reazione incontrollabile da parte di Yasuma, che rompe qualsiasi regola etica e morale di condotta per far sbocco alla sua personale idea di giustizia e alla sua sete di violenza. Questa è la trama. Adesso qua dice anche la produzione e l'accoglienza, non la sto a leggere, so qua ci stavo finendo materiale, c'è tutto. Per questo appunto è il primo film che ho fatto regista, che come avevo detto prima era appunto il regista aveva segnato, dopo finale è scontato lui. Allora, quell'altro, questo qua, ecco l'altro, torno indietro perché mi sono sbagliato a mettere l'ordine delle foto. Questo qua, ecco qua. Questo qua è Bonnie Point, i nuovi gangster, e il titolo è 3-4, è Sanju, San Yon, Jugatsu, cioè sarebbe 3-4, 10, sarebbe ottobre, 3-4 ottobre, il titolo originale è 3-4 ottobre, il titolo originale. E questa, infatti, questa è la copertina, è la locandina, sono abituato ai libri di copertina. La locandina, questa è la locandina originale e questa è la locandina internazionale, insomma. Bowling Point, i nuovi gangster, film del 90, sempre dietro da Kashikita.
Il sentito originale tra i quattro giocatori indica il punteggio di una partita di baseball vinta dagli ospiti nel mese di ottobre, ecco che 3-4. Quindi il mese di ottobre, quindi no 3-4 ottobre, ma indica una vittoria la partita di baseball. Quindi diciamo, il regista è lui, l'interprete è lui. No, interpreti poi sono altri interpreti. Lui c'è. Lui come parte, perché lui c'è, c'è come. Invece chitarra un po'. No, qui voi dato, come codice solo come regista. Interpreti Yusei Yuwei Yanagi che fa Masaki e sì, Takeshi Kitano Guerra, infatti c'è anche lui. C'è anche lui. Ma vediamo cosa dice. È trama. Vediamo cosa dice tutta la trama. Adesso qui leggo le trame, vediamo se fa tutta la storia. Allora, Giappone, Tokyo, Masaki è un ragazzo semplice, non troppo sveglio, con una passione per il baseball. Lo sport è che la sua squadra pratica senza troppa fortuna nei campetti di periferia e lavora come benzinaio in una stazione di rifornimento, nella quale durante un turno si ribella alle pretese di un membro della Yakuza, che mi sa che è lui che è Kitano, membro della Yakuza, e attirando le ire e le attenzioni dell'organizzazione sullo stabilimento. Il tentativo di riparare al danno chiede aiuto all'allenatore della squadra, un ex affiliato, allora questo è Kitano, un ex affiliato, che comunque farà il tentativo di mediazione e sarà punito dai suoi ex compagni di Yakuza. In cerca di armi per vendicarlo, Masaki mi sa che spoiler tutto il film, aspetta un po'. Sì, mi sa che qua spoiler tutto il film. In cerca di armi per vendicarlo, Masaki ha un amico, si dirige a Okinawa, laddove incontra, ah no, questa è Guerra, infatti lui, Guerra, Takeshita, un boss psicopatico violento che prende a cuore la loro assurda impresa da eroe straccioni. Questo mi ricordo, questo film, l'ho visto. Contemporaneamente però, allo stesso orario si trova a dover sostenere una personale guerra contro un'altra cellula dell'organizzazione, che lo porterà ad uno scontro dove perderà anche... Vabbè, insomma, non posso leggere tutto questo per spoiler. Il film, insomma, l'avete mai visto? Comunque questo l'ho visto, mi ricordo, è abbastanza bello. Ma qui adesso vado avanti, ecco qua. Ok, purtroppo ho invertito l'ordine delle foto, non me lo ricordo. Allora, questo è il terzo film. Andiamo al terzo film. E questo è... Il Senso sul mare, questo appunto è la locandina originale, e questa è quella italiana, ecco qua. Italiana sembra ovviamente quella occidentale, e Shen at the Sea, Senso sul mare. La cosa italiana l'ho trovata, penso che sia questa, perché forse non so se hanno fatto una copertina italiana, oppure la copertina, scusate sempre, se ho pensato a copertina, la locandina italiana oppure. In certi casi lo trovate, in certi casi no, come questa è quella internazionale, quella occidentale. Allora, Senso sul mare, titolo originale, Ano Natsu Ichiban Shizukana Umi, letteralmente quell'estate, il mare più tranquillo, titolo originale. È un film del 91 diretto a Takeshi Kitano. Allora, vediamo qua, non dovrebbe, la trama non dovrebbe spoilerare, non credo, no. In certi casi sono delle trame normali su Wikipedia, in certi casi invece sono proprio tutto il film. Allora, in questo caso, Kitano non c'è. Dice solo, cioè, solo come regista, non parte, a me non fa un cameo, comunque non partecipa. Allora, attori sono Kuro Udo Maki che fa Shigeru, Ryoko Oshima che fa Takako, Sabu Kawahara che fa Tako e Shizuko Fujiwara che fa Nakajima, gli attori principali. Shigeru è un sordo che vive la sua vita apaticamente. Disse fare il lavoro part-time da Netturbino e le silenziose passeggiate sul mare con la sua fidanzata, anche lei sorda. E questo ho visto, mi ricordo, molto bello. Ho visto un pezzo fa, adesso quindi vado a memoria perché è un pezzo che non vedo più questi film. L'ho visto più di 10 anni fa. Un giorno però trova una tavola da surf abbandonata vicino ad un bidone dell'immondizia. Incontro che gli cambierà la vita. Decide così di imparare a surfare, trovando finalmente uno stimolo nella sua vita. Poter cavalcare quelle onde silenziose che tante volte aveva ammirato. I gestori di un negozio di articoli sportivi, notati i suoi sforzi, lo schierano a gara, ma Shigeru, non sentendo la chiamata al momento della prova, viene squalificato. Questo però non lo scoraggia, e grazie anche all'amore della fidanzata, sempre vicino a lui, continuerà imperterrito a cercare di migliorarsi. Ok, questa è la trama del film. Ah, andiamo avanti. Ah, questo è Sonatina. Adesso come la pronuncia, non so come pronunciare, sono latini, sono Thai, sono in inglese, non so come la pronuncia. Comunque,
Scusate, io comincio, ho come letto stamattina. Perché non so se veda che è una cosa musicale, quindi sonatine, non so da cosa si dice qua. Sonatine, appunto, in giapponese, quello sonatine. È un film del 93 di Ettore Kishida. Fu presentato in una sezione come saltare regate quando si offerse ai cani. Un'opera della quarta regista di Point Capra. A tratti i film riprende gli stilemi classici di Yakuza Eiga, cioè il film stile Yakuza. Appunto questo filone di film, come noi ci sono i film sulla mafia, c'è cioè i film sulla Yakuza. Da lui stesso poi criticato, e a tratti raggiunge un'innovativa narrazione iperviolenta, uno dei suoi principali marchi fabbrica. Allora, i vari autori interpreti sono appunto Kitano che fa Murakawa, Aya Kokuma che fa Miyuki, Tetsu Watanabe che fa Ueuchi, Masanobu Katsumura che fa Yoshi, Susumu Tajima che fa Ken Ozuki che fa Katagiri e Kenichi Yashima che fa Takashi. Ah, questa è la copertina originale, la copertina, ecco, scusate, ma io so, mi arrivo sempre copertina, la locandina originale. E questa è quella lì, adesso qui, scusa Twitch, ma purtroppo è così la copertina, la locandina nostra, non posso fare niente. La locandina occidentale, cioè italiana, è questa. Questa è proprio quella italiana. Infatti qua vedete Lucky Red, che è il distributore che ha distribuito il film in Italia. Quindi questa è la locandina italiana. Allora, trama. Dopo una vita movimentata e pericolosa, e avendo raggiunto ormai una certa agiatezza economica, il criminale Murakawa, che è lui appunto Kitano, Murakawa non vuole più condurre quella vita, ma il suo capo, Kitajima, lo obbliga all'ultimo incarico, andare da lontano in isola Okinawa per mettere fine a una guerra tra bande di rivali. Ma appena arrivato, Murakawa e i suoi compagni si rendono conto di essere stati traditi e, dopo un'iniziale fuga, attenderanno il loro inevitabile destino, anche giocando su una spiaggia assolata in cui il tempo sembra essersi fermato. A questo mi ricordo, sì, mi ricordo, molto bello. Con il suo quarto film, Kitano firma uno dei suoi più grandi capolavori e le sue opere più mature. Sonatine è un film totale, la narrazione, qui più che in ogni altro film del regista, è lasciata in secondo piano, così da far emergere il protagonista e tutti coloro intorno. Quello Sonatine è un Kitano amaro, solitario e disilluso. Ah, quindi adesso spiega tutto il film, quindi la trama è solo quella. Ok, vabbè, tutto vai descrizioni, vai cose, quindi come stavo a leggere qua. Comunque il film è molto bello, mi ricordo, soprattutto la scena finale quando loro giocano sulla spiaggia, è bello, mi ricordo, mi piaceva molto. Allora, questo qua, andiamo avanti. Adesso vi ecco solo le trame, senza stare a leggere le spiegazioni dei vari film, so qua non finiamo più. Quindi lo trovate su Wikipedia, quindi potete andare a recuperare. Allora, questa è Getting Annie. Questa è sempre copertina originale. Locandina, scusate, come sbaglio sempre copertina. Locandina, la locandina originale. E questa è quella lì, occidentale. Questa mi sembra che sia francese, spagnolo, perché è un film di Takeshita, non so se è quella francese dovrebbe essere. Getting Annie, comunque la locandina occidentale. Allora, titolo originale è Mina Yatteruka, letteralmente tutti stanno facendo. Mina Yatteruka. Il film del 94, diretto da Takeshita. Allora, c'è la parte dove. Ah sì, c'è anche. Che fa anche la parte da Torri. Allora, i tempi Izuma Minuno fa Asao, Moeko Asao che fa la signorina, Hakuyu che fa il giudice, Akiji Kobayashi, capo della difesa del mondo, Tetsuya Yuki, capo della Yakuza, Susumu Tajima, gangster ferito, Takeshi Kitano, scienziato, Ren Ozuki, un gangster. Questi sono registi e attori che ritornano, infatti sono vari attori che si vedono spesso nei suoi film. Allora, Asao è un 35enne che non ha mai avuto alcuna esperienza con le donne. Dopo aver visto un film erotico in cui il protagonista ottiene successo grazie alla sua automobile di lusso, anche Asao stabilisce che per aiutare la propria attività sessuale ha assolutamente bisogno di un'automobile, ma la sua ristretta situazione economica gli permette di acquistare solo una modesta K-car, che sarebbe una piccola macchina che sono di avventura, che mezzi commerciali, una caccia poi. Ah, ho capito quali sono, sì, sono quelle macchine molto piccole che non si trovano, non sono molto piccole, molto strette.
scompati. Dopo aver fatto le prove con un manichino femminile, Asao passa l'azione, avanzando proposte sessuali ai ragazzi incontrati per strada, senza però ottenere risultati. A causa degli insuccessi viene identificato nello scarso prestigio della macchina acquistata, così vende il fegato e i reni, e come capa, è proprio nonno, onde avere il denaro necessario per una roadster. Tuttavia, la nuova automobile si rivela una truffa poiché cade a pezzi. Ah, qui fa tutta la trama di tuo film, quindi. Non vi sto leggendo il tuo film. Comunque c'è questo qui che va avanti, si compra le macchine per fare successo con le donne. La trama è questa. Questo non me lo ricordo, questo mi sembra che non l'ho visto. No, questo qua non l'ho visto, forse è di sfuggito qualche pezzo, ma non mi sembra che l'ho visto. Questo non me lo ricordo. Allora, questo è Kids Return. Inizio dopo questo film che esplodì abbastanza autobiografico. E diciamo che questo è da sempre a Wikipedia. Ma questa è la copertina originale, quindi qua c'è la scritta in giapponese. Qua c'è la copertina nostra occidentale, insomma. Kids Return è film da crescita. Allora, titolo appunto Kids Return, cioè Ritorno dei ragazzi. È un film del 96, scritto dietro da crescita. È stato presentato a Queensland Resonance del 48esimo Festival di Cannes. Allora, gli interpreti sono Kenny Kaneko, Yumadaro, Masanobu Ando, Shinji, e poi ci sono vari altri attori, quindi Leo Morimoto, l'insegnante, Kitaro non c'è, vediamo. No, Kitaro non compare, quindi solo il regista non compare. Allora, trama. Masao e Shinji sono due amici compagni di classe, bulletti non facenti, che passano il giorno a disturbare in classe e a fare scherzi, più o meno pesanti, sia ai loro compagni che ai professori. I due scapestrati cercano di al di fuori della scuola, la loro strada verso il successo e il riscatto. Shinji tenta di sfondare nel mondo della boxe, mentre Masao si affilia alla gang locale da Yakuza. Tutti e due, però, a causa della loro indole trasgressiva e indisciplinata, falliranno miseramente. I due si ritrovano, però, un nuovo punto di partenza che dona una nuova speranza a due giovani incapaci di adattarsi al sistema. Questa è la trama. Molto intimistico, appunto, che fa vedere questa, che si rifà anche, come abbiamo detto prima, a parte autobiografico, quindi racconta in parte la sua storia, insomma, non so se i suoi amici, gente che conosceva, insomma, comunque in parte autobiografico, riprende anche il suo libro, Asakusa Kids. Ok, questo Hanabi, ecco, famoso, primo famoso, più famoso film. Tra i più famosi portanti che ha fatto Kitano. Questa è la copertina originale. Scusate, io dico sempre copertina, però la locandina. La locandina originale, quindi Hanabi. E questa è quella italiana. È proprio questa italiana questa. Il momento fa essere nel 97, un film di Kitano. Hanabi, fiori di fuoco. Voglio dire che mi piace più quella originale, quella originale è più bella. Si vede anche infatti il fuoco d'artificio, si vede. È più bella quella originale. Allora, Hanabi, fiori di fuoco, letteralmente fiori di fuoco, infatti, o fuochi d'artificio. È un film 97 diretto a Kitano. Il vincitore di un oro alla 54esima mostra di Venezia, grazie all'importante premio aggiudicato dal film, Hanabi è riconosciuto come la pellicola che diede rinomanza internazionale a Takeshi Kitano. Infatti, un po' come La città incantata o di coso di Miyazaki, che ha fatto conoscere Miyazaki in Occidente. Allora, interprete proprio che Takeshi Kitano fa Nishi, ma chi c'è? Ryoko Nishimoto che fa Miyuki, amore di Nishi, Ren Nosuke che fa Oribe, Susumu Terajima che fa Nakamura, che è l'autore che abbiamo già sentito prima, che sono autori che ricorrono spesso nei film di Takeshi Kitano. La trama. Nishi è un ex poliziotto dai modi bruschi e sbrigativi, vincolato a degli strozzini da Yakuza a causa di un debito. Ma il suo carattere nasconde un profondo dolore, sua moglie è affetta da leucemia e è senza speranza di cura. Intanto Oribe, il suo collega, rimane paralizzato durante un'operazione di polizia e vede il proprio mondo con ali addosso. A queste due storie dolorose, i protagonisti troveranno modi diversi di reagire. Oribe, dopo un tentativo di suicidio, decide di dedicarsi alla pittura. Nishi, sotto consiglio del medico, decide di trascorrere gli ultimi momenti della moglie al suo fianco. Dopo aver rapinato una banca travestendosi da poliziotto, Nishi fugge assieme alla moglie dalla città, ricercato dagli uomini della Yakuza e dai suoi ex colleghi. E questa è la trama principale del film. Molto bello, se questo mi ricordo, è una B molto bello.
fatta di Festa di Venezia, quindi anche per quello. Allora, questo è l'estate che cucivo. Questa copertina originale era la locandina, usato, oh, non mi c'è poco da adesso. Locandina, mi sono abituato con quei libri. Questa è la locandina di estate che cucivo. Locandina originale. Kikuchiyo no natsu, infatti qua c'è scritto Kikuchiyo no natsu, natsu vuol dire appunto estate. E questa è la copertina italiana. Sì, qua è italiana, infatti, scritto dietro la crescita. Vedete? È scritto in italiano qua, è la copertina, la locandina nostra italiana. Estate Kikuchiyo. Questo è bello, come dicevo prima, mi piaceva molto, quando l'ho visto mi piaceva molto. Allora, è un film del 99, appunto scritto dietro la crescita, presentato al concorso alla 52esima Festa di Cannes. Il 2 maggio 99 è uscito in patria il 5 giugno e in Italia il 3 dicembre dello stesso anno. Abbiamo gli interpreti, la crescita fa Kikuchiyo Takeda, quindi è lui Kikuchiyo. Yusuke Sekiguchi fa Masao, poi Kayoko Kishimoto fa Mori Kikuchiyo, il bambino chi è il bambino? C'è scritto chi è il bambino. Masao, vi dicevo. Yusuke Sekiguchi, Masao, il bambino. Infatti Kikuchiyo non è, uno pensa che è stato Kikuchiyo il bambino, poi Kikuchiyo è lui l'adulto, quindi uno pensa che è stato Kikuchiyo, pensa il bambino, invece non è, bambino Masao. Poi che altro c'è, qua dice, vari interpreti, vari personaggi, molti non hanno nemmeno un nome. Allora dice, trama, il piccolo Masao è un bambino che vive a Tokyo con la nonna. Quando arrivano le vacanze estive, Masao rimane solo in città e decide di andare alla ricerca della madre, che non vede da molto tempo e di cui non ha più notizie certe. Viene accompagnato nel suo viaggio da un amico di famiglia che però decide di andare prima a giocare alle corse in bicicletta. Infatti c'è quel pezzo, però cioè, sapete che in Giappone c'è questa cosa le corse in bicicletta si fanno le scommesse. Come le corse dei cavalli o le corse dei cani, là ci sono le corse in pista, no? Qui adesso non dice ma in pista. E fanno, c'è anche in giro da fare corse, cioè, ci sono proprio atleti che fanno queste gare in pista, il keirin, che è proprio la specialità di corse, di gare di ciclismo. Su pista ci sono scommesse anche belle cose, insomma, come si va a vedere le corse dei cavalli o le corse dei cani, si vanno a vedere le corse in bicicletta. Ah, cioè, la vedere le corse in bicicletta, portando con sé il bambino e portando il bambino con sé. Quando i due arrivano finalmente dalla madre e il bambino, scoprono che la signora ha un'altra famiglia. Masao torna quindi a casa dalla nonna, avendo nel frattempo stretto amicizia con questo strano signore. Questa è la trama. Come bello, molto bello, divertente. Dopo incontra altre cose, altri personaggi, sono altri amici suoi, insomma, altri anziani amici suoi. E quindi bello, molto bello, consiglio ma è recuperato, trova assolutamente storie in VHS, insomma, pure vabbè, insomma, ogni giorno chi è che va a noleggiare il VHS, insomma, potete comprare, noleggiare, si trova streaming, se dovete trovare streaming, non so se si trova streaming da qualche parte, qualche piattaforma streaming, se si trova, comunque se andate a trovare, a noleggiare, poi lo comprate in DVD, beh, so, dovete VHS per l'abitudine, in DVD comunque. DVD o Blu-ray, non so se c'è Blu-ray, però DVD si deve trovare. Allora, questo è Brother, lo abbiamo detto prima, il film che ha fatto americano, il film che ha fatto hollywoodiano, insomma. Allora, dov'è? Cosa abbiamo fatto? Brother, ecco qua. Brother, quindi fratello, fratello, fratelli. Questa è la copertina originale, scritto in giapponese, e questa è quella occidentale. I Takeshi Oma Ips Creati Maki, gli autori anche occidentali. La parte è un film del 2000, diretto da Takeshi Kitano, e non un film del regista, è il primo girato negli Stati Uniti. Ma vediamo un attimo cosa dice gli autori. Allora, chi c'è? Takeshi Kitano che fa Aniki Yamamoto, poi c'è Oma Ips, insomma, Ips, l'autore americano. Ho capito chi è questo qua. Ah, sì. Oh, ma Y non è quello che ha fatto. Aspetta, se non mi ricordavo. È quello che ha fatto su cosa? Su Dottor House, no? Non è lui. È lui. Infatti, quello che faceva il dottor Freeman su Dottor House, è quello che ho visto. Ma ricordavo. È lui, Omar Y. Faceva il dottore su. Aiutante di Takeshi, dello staff di Dr. House. Poi c'è Kurodo Maki che fa Ken, Masai Akato che fa Shirase, Susumu Terajima che fa Kato, e Susumu Terajima è un regista che c'è quasi, registratore, c'è quasi sempre i film suoi, di Takeshi Kitano.
Watkins Vajay, Lombardo Boyer, Famò, poi c'è Ren Ozuki, anche un attore che c'è sempre sui film di Takeshita, Ryo Ishibashi che fa Ishihara, Tatiana Ali che fa Latifa. Okay. Tatiana Ali sarebbe la figlia di... è la figlia. La figlia. Ah no, perché mi pare che... Scusate, guardo un attimo una cosa. Un attimo, guardo una cosa. Croce... Ah no, ho capito. Ah, chi è? Ho capito chi è. Quella che faceva, che ha fatto su PJ Bel Air. Telefilm PJ Bel Air. Ok. Vabbè, avevamo la trama. Trama riguarda Sawa Yamamoto, è un solitario esponente della Yakuza, uscito sconfitto da una guerra contro una famiglia rivale, durante il quale il suo capo è stato assassinato e abbandonato anche dal fratello, tra virgolette sarebbero i fratelli, sarebbero i vari associati e affiliati alla Yakuza, tra loro si chiamano fratelli, più reale, non ha alcun scopo per scoprire, un altro scopo è scoprire dove si trova il fratello mio, Ken, in questo caso proprio il fratello proprio, veramente fratello. Andato via dal Giappone per studiare negli Stati Uniti, studiare a Los Angeles. Così Yamamoto si reca a Los Angeles alla sua ricerca, seguendo alcune tracce. Aspetta, qua c'è una cosa un po' via. Ecco. Seguendo alcune tracce, finalmente trova Ken. Scopre però che il fratello minore è diventato uno spacciatore di droga assieme ad altri suoi, tre suoi amici. Con il trascorrere del tempo, riesce a formare anche sua gang. E pian piano, ecco perché Brother è il titolo uguale per quel fratello. E doppio T, doppio R, appunto, Brother da una parte, fratello suo vero, dall'altra Brother sono sempre gli affiliati, i soci della, cioè soci, gli affiliati della mafia, della Yakuza. Con il trascorrere del tempo riesce a formare una sua gang che pian piano si afferma come una guerrita organizzazione criminale, capace di esercitare un forte controllo sul territorio, finché si trova ad affrontare una famiglia della mafia. Gli attacchi della mafia sono spietati e ben presto Yamamoto e i suoi si ritroveranno invischiati in una situazione disastrosa e irreversibile. Questa è tutta la trama. Questo film che ha fatto in America a Hollywood. Sempre in tema Yakuza e Mafia. Allora, questo è Dolls. Ah, questa copertina c'è solo questa, perché altre copertine non c'è, ho cercato tanto, è solo questa copertina. Infatti c'è scritto sia in giapponese che in occidentale. Un film di Kitano. Quindi questa è la copertina italiana, ma anche quella internazionale, insomma. È uguale, insomma. La copertina internazionale e quella italiana è uguale. Quindi c'è solo questa. Ma questo è Dolls, appunto, Bumble, sempre, no? Titolo. Allora, dov'è? Dolls, ecco qua. Sempre scheda Wikipedia. Quindi troviamo sempre scheda Wikipedia. Quando c'è, uso queste. Allora, Dolls, scritto in giapponese, è un film del 2002 diretto da Takeshita. È stato presentato come in concorso alla 52esima mostra di Venezia. Allora, intanto diamo un attimo gli interpreti. Allora, Miyo Kanno e Sawako. Hidetoshi Nishijima e Matsumoto. Poi chi c'è, vediamo. Ben Ozuki, torna sempre manager di Anna. E Kyoko Fukada e Aruna. Poi ci sono altri attori migliori, gli altri attori del cast. Allora, trama. Inizia uno spettacolo di bambole Buraku. Buraku è appunto un tipico, una cosa particolare del teatro giapponese in cui si usano le bambole. Sono burattini manipolati, non so se avete visto mai, sono quei cose che vengono manipolati da persone che sono camuffate vestite di nero. Sono tutti vestiti di nero, anche la faccia, tutto un coso intorno che copre la faccia per non farli vedere, perché si dovrebbero immaginare che non ci sono, quindi queste bambole si muovono come fosse che si muovessero da sole, no? Quindi, gli animatori stanno dietro e muovono, ma insomma, si vedono che ci sono, però sono vestiti di nero perché appunto non si dovrebbero vedere, uno deve immaginarsi che non ci sono. Comunque è un tipo di teatro fatto con i burattini. Allora, inizio spettacolo di Bambo e Buraco. Matsumoto e Sawako hanno deciso di sposarsi. Lui però, per motivi di puro interesse economico, viene convinto dai suoi genitori a accettare la proposta del suo datore di lavoro di sposare la figlia. Sawako, disperata, decide di suicidarsi con un overdose di medicinali. Viene salvata all'ultimo istante e ricoverata in ospedale. Matsumoto, venuto a sapere dell'accaduto, fugge dalla chiesa dove stava per sposarsi e raggiunge l'ospedale, dove trova Sawako che non è in grado di ragionare e si comporta come una bambina. E da qua non vuoi che spoiler tutto il film. Infatti qua racconta tutto il film. Quindi non vi leggo tutto. Comunque la storia di questi due, succedono varie cose. Aspetta, vediamo un po' qua se dice come è. L'altra scheda, perché sono quasi...
Come detto, in certi casi su Wikipedia, in certi casi ti fa proprio una trama così, proprio un canovaccio, dice un po' come il film. In certi casi invece ti fa proprio, racconta tutta la storia di tutto il film. Quindi vediamo qua su mymovies.it, che è appunto un sito portale dove ci sono tutti i vari film, ci sono tutti i film, quindi un portale fatto molto bene. Un database proprio di tutti i cinema di tutto il mondo. Allora, dice. Tre storie di desolante malinconia si ispirano in gioco al di fuori dello spazio e del tempo. Allora, vediamo un po' cosa dice qua. Dice: Kitano si ispira agli antichi spettacoli di marionette per costruire una metafora sulla vita, morte e destino. Un attimo, qua mi si aprono delle cose. Dopo c'è sempre questa cosa. Vabbè, serve però. E fuori sempre questa cosa lì del. Che devi accettare i cosi, i parametri, i cookie, quelle cose, no? Che succede? E è un po' di tempo che c'è, tocca fare questa cosa. Sui video, sui siti, no? Allora. No, che parte? Cos'è sta musica? Andate, qua parte io. Dopo. Niente, il 3 che c'è la musica proprio. Che mi esplode cosa mi blocca il video. Allora, vediamo un po' qua, c'è la trama messa meglio. Allora, dice: tre storie di disolante malinconia si ispirano in Giappone al di fuori dello spazio e del tempo. Matsumoto è un giovane di belle speranze che, pur amando Sawako, è costretto ad abbandonarla dalla pressione esterna. Il tentativo di suicidio della ragazza, che lo lascia in uno stato di mutismo e demenza, lo spingerà ad una scelta estrema dell'espiazione attraverso un viaggio allucinante in cui ritrovare ciò che entrambi hanno perso. Ho solo dimenticato il percorso catartico dei vagabondi legati a una corda. Infatti, qua si vede: sì, si vede qua c'è una corda e sono legati. Lo cambiano insieme questa corda. Da una corda condanna e rifugio incrocia le vite di altri personaggi che si dibattono anch'essi malamente tra le pieghe del destino. Hiro è un boss della Yakuza che è tornato dopo 30 anni nei luoghi della sua giovinezza. Scoprirà che la sua amata continua ad aspettarlo. Lei, pur non riconoscendolo, lo sceglierà di nuovo e di nuovo lo perderà. Haruna è una pop star di grande fama, menomata da un incidente automobilistico che l'ha deturpata, imponendo il ritiro in un eremo coatto. Solo Rukui, il suo fan più fedele, accecatosi per la disperazione di non vederla più, ha il privilegio di incontrarla per condividere con lei un breve istante di contatto, subito spento dalla tragedia. Le bambole del titolo sono quelle dell'antico teatro giapponese di Burattini in Bukaku, in cui il regista si ispira per tratteggiare con l'aiuto della vivida fotografia di Katsumi Yanagijima, una metafora sulla vita, la morte e il destino. E come in Bukaku ispirò il Kabuki, così lo spettacolo delle marionette che introduce la pellicola, all'inizio si vede questa cosa, spettacolo e poi parte il film, la pellicola, dalla musica e dalla misura della gestualità minimale dei protagonisti del racconto, molli e inermi come pupazzi nei mani di un autore mediano, mediato. Tutti si perdono in un percorso senza meta, privati di ogni speranza, proprio come l'oggetto del desiderio appare vicino. Proprio quando l'oggetto del desiderio appare vicino, condannati alla solitudine di un'anima che sembra già separata dal corpo, resi mortali da un racconto perfetto. E questa appunto è una trama un po' più descrittiva più del film, no? Quindi non, cioè, non spoiler tutto il film. Ok, andiamo avanti. Chi lo sono? Speriamo per lui c'è il film, perché qua c'è il film. Zatoichi. Zatoichi, ecco qua, Zatoichi, questa è la copertina originale, come vedete, io dico sempre copertina, sarebbe la locandina originale, e questa è la locandina nostra, vedete, quasi simile, però, locandina occidentale, questa è quella italiana, credo sì, confini di Takashita, Zatoichi, questa è la copertina locandina italiana, Zatoichi, film del 2003 di Takashita, si tratta di un Jidai Geki, cioè un film storico. Ovvero un film storico in costume tipico della cinematografia giapponese. Allora, un attimo qua. Allora, Takashi Kitano fa Zatoichi, poi c'è Tadanobu Asano che fa Genosuke Hattori, un personaggio storico. Poi chi c'è? Yamato c'è qualche. No, altri famosi non ci sono. Daigo Tachibana che fa Geisha Osei, insomma, i Geisha. Akira Emoto che fa proprietario della taverna. Ok, questi sono gli attori principali. Allora, XIX secolo, questa è la trama.
Giappone, allora Giappone che spoglia tutto. Non credo che spoglia tutto, è un po' lungo, ma non credo che spoglia. Allora, Giappone, Ichi è un massaggiatore cieco che vaga di paese in paese, cercando impiego saltuariamente. Nei Giappone feudali, i massaggiatori ed i suonatori non vedenti erano molto comuni per mantenersi in vita e alloggio. Fin dalle prime scene, però, in cui l'uomo subisce un agguato da cui esce indenne, è chiaro che egli non è esattamente ciò che dice di essere. Costui, infatti, è stato Ichi, un Ronin. La fama di essere invincibile, i Ronin sapete che sono appunto i samurai vagabondi, i samurai senza parole. È invincibile, la cui abilità con la katana non ha uguali, malgrado il suo handicap. La sua spada, dalla lama dritta, ha doppio taglio, differentemente dalle altre katane, infatti le katane di solito c'è una lama sola, è sapientemente celata in un bastone. Giunto in un piccolo villaggio, viene ospitato dall'anziana contadina Oume, che gli racconta i problemi del frigo in piccolo villaggio. Due bande criminali si contendono il possesso del paese e entrambe le fazioni costringono i poveri contadini a pagare la protezione, pegna percosse e atti vandalici, cioè gli antenati della Yakuza, si può dire. Una delle due bande possiede anche una casa da gioco, è lì che lo sciagurato nipote di Oume, Shinkichi, passa le giornate perdendo il gioco che ha, il poco che ha. Il paese giungono anche Osei e Okinu, due misteriose geisha assassine del passato misterioso, e Hattori Rinosuke, un abile samurai, disonorato in passato in un duello e divenuto quindi un Ronin. Costui in cerca di lavoro ha al seguito la propria moglie, Oshino, gravemente ammalata. Le storie di questi personaggi, così diversi tra loro, si incroceranno con quella di Ichi e cercherà di aiutare ognuno di loro come può, come meglio può. Questo è bello, mi è piaciuto, ho visto, mi ricordo, però poi c'è quella parte, poi nessuno lo dice. La parte che fa un po' musico, insomma, se avete a ballare, cos'è, però. Però come il film è bello. E ricordo, ho visto, mi è piaciuto abbastanza. Allora, questo Takeshi, adesso andiamo con i film che abbiamo visto, come abbiamo detto prima, che sconvolgono un po' la filmografia generale di Takeshi Kitano. Abbiamo visto prima tutti questi film abbastanza famosi, abbastanza anche ben accettati dalla critica, poi sono arrivati questi film che sono stati invece stroncati dalla critica, hanno proprio rivoluzionato il modo di fare di lui, di Kitano stesso, che ha girato questi film in modo così strano. No, Takeshi è il film del 2005, diretto da Takeshi Kitano, per il quale è stato presentato in anteprima mondiale come film sorpresa alla 69ª Mostra di Venezia, il 2 settembre del 2005. Allora, vediamo un po'. Ah, quindi c'è interpreti dei personaggi, Takeshi Kitano, Koyomi Yo, Kiyono, Ren Osugi, Takeshi Kitano fa parte proprio di Takeshi Kitano, quindi proprio non c'è un personaggio, proprio, fa parte di se stesso. Ren Osugi, gestore taxi driver, e Susumu Terajima, amico di Takeshi e il suo vicino di casa, quindi vedete, questi due, si può dire attori feticci, come dice, attori che vengono sempre, che si trovano sempre, quando c'è un regista, c'è proprio la fissa con quell'attore lì, anche sono amici, insomma, sono attori che chiama spesso i propri figli. La trama. Pizza Takeshi ha la vita impegnata e alle volte surreale della celebrità. Un giorno incontra un suo soldato biondo, il cui nome è Kitano. Ma qui vediamo che ci sono due copertine, se vi faccio vedere. È questa. No, questa qua. Infatti, due copertine. Questa è quella che è lui, che è Takeshi, e questa è quella del soldato. Sono due locandine, però è lo stesso film. Che fa vedere appunto questo, che è il Takeshi attore, questo è il Takeshi che invece è il soldato. Ok. Allora, diciamo, suo nome è Kitano. Questo è un timido commesso in un negozio che sogna di diventare attore famoso. Dal momento in cui i loro sentieri si incrociano, Kitano inizia a immaginare di diventare Vito Takeshi, finché diventa difficile distinguere la realtà dall'allucinazione. E questa è appunto la trama, questa cosa strana, questo coso di che lui attore e lui, da una parte c'è lui che è Vito Takeshi, da quell'altra che è il sorso, poi è sempre lui. Questa cosa strana è stata trama, questo film. Infatti si è un po' incasinato, ho visto, non è che si capiva tanto, è un po' così, un po' strano così. Allora, andiamo a vedere. Ah, questo è un altro punto, anche questo. Glory of the Filmmaker. Glory to the Filmmaker. Allora, altro qua, un grandissimo attimo. Questo è quello originale. La candida originale. Quella occidentale, questa qua. Ecco qua, si vede anche meglio. Glory to the Filmmaker.
vicino, oh, da che città, questa è una copertina, questa è spagnola, credo che sia. Comunque, copertina occidentale. Allora, Going to the Filmmaking cantò con Banzai, il titolo originale. È talmente regista, lunga vita, cioè Banzai di lunga vita, no? Cantò con regista. Il film del 2007 di direttore recitava, è stato presentato fuori concorso al 64esimo Mostra del Cinema di Venezia. Trama. Un regista vorrebbe realizzare un film che abbia un successo planetario. Per farlo cercherà di realizzare un'opera che includa e racchiuda in un unico film ogni genere cinematografico esistente, dall'horror al romanticismo, dalla tragedia alla commedia, più dimensionale, per sfociare poi persino la fantascienza, il tutto in un'unica pellicola. L'interprete Rosetta Crescita, non poi c'è. E qua ci sono gli attori, non dice i personaggi. Ain Suzuki, Yoshino Kimura, Ren Osugi, vedete? Yuki Uchida, Akira Takahata, ok. E qui sono gli attori principali, sono questi. Questo appunto sono la trilogia, no? Questi tre film, questo secondo, terzo, primo, secondo, terzo, e questo. Ma questo è un altro film, questo ci ho messo perché anche se non è proprio un film suo, cioè in parte suo, perché è un, come dire, un film a episodi. Questo è A ciascuno il suo cinema, chiamato Ciascuno il suo cinema, che è stato un film che è stato fatto al Festival di Cannes. Dove diciamo, mettere qua. Dov'è? Ah, no, qua. Aspetta, ho sbagliato. E è stato fatto da tantissimi, tantissimi, ci sono cortometraggi messi insieme da vari registi. E tra questi c'è anche un film che ha fatto lui, la Kashida, un piccolo cortometraggio. E il suo si chiama Una bella giornata, One Fine Day. Regia, sceneggiatura e montaggio tra Kashida. Quindi adesso qui c'è, ma qua trama però comunque. Qua dice sulla scheda di appunto di MyMovies.it, come dicevo prima, questo portale di cinema, dice che è una. Dice: Nanni Moretti, Larry Cohenberg, da Wim Wenders a Gus Van Sant, 35 registi ci parlano dell'essenza del cinema, cioè appunto questo cortometraggio, un film documentario di 2 ore, ogni regista ha fatto, sono più di 30 registi, quali qua c'è tutto l'elenco, la copertina c'è tutto l'elenco. L'elenco dei vari nomi di attori che hanno fatto questo film, ognuno ha fatto ha interpretato in un cortometraggio il suo modo di essere cinema, di fare cinema. Da qui parte la cosa. Basta. Riparte sempre la. Riparte la musica del trailer. E quindi questo, appunto, tra questi qui c'è anche Takeshita, che ha fatto un cortometraggio. Quindi hanno chiamato questi vari registi, vedi, per chiedere loro qual è la loro interpretazione di cinema. Ok, andiamo avanti. Questo è Achille e la tartaruga. Questa è la copertina originale. Scusate, io dico sempre copertina. La locandina, sempre. La locandina originale. Guardate cosa c'è scritto. Achilles, to. Tartaruga che è Kame. Kame, giapponese. Kame, tartaruga. Questa è quella. Ecco qua. Questa è un po' strana come locandina. Poi è fatta così. Insomma, guardate un po' sorti. Achille e la tartaruga. Questa è la locandina italiana. È fatta così per lungo, non si capisce perché l'hanno fatta così. Tra l'anima del 60, il girarsi lo guardava. Allora, Akira Tartaruga, Achilles to Kame, un film del 2008 diretto da Takeshi Kitano. È stato presentato al concorso al 65esima Fiera di Cinema di Venezia. Allora, l'altro chi c'è? C'è Takeshi Kitano che fa Machizu Uramochi, poi Kanako Iguchi che fa Sachiko, che sembra lei questa qua, Sachiko. Sachiko. Poi chi c'è? Vediamo. Ren Osugi manca mai, c'è Tomizuke che fa con Tomizuke Kuramochi, poi c'è Mariko Tsutsui che fa Haru Kuramochi, chi altri c'è? Kumiko Hasu che fa Sachiko da giovane, quindi c'è anche. Poi c'è anche un attore che fa la parte di Masuki da giovane, Yuhei Yanagi. Comunque diciamo la trama, allora, dice. Machizu è nato da una famiglia benestante, ma rimane questo orfano di entrambi i genitori. Quando il padre si suicida dopo il fallimento della propria azienda, la matrigna lo manda a vivere con una coppia di zii che lo maltrattano, sino a quando lo mettono in un orfanotrofio. L'adolescente Machizu studia presso una scuola d'arte e trova il proprio stile di pittura,
guidato dai lavori più sperimentali e concettuali dei compagni di studio. Tuttavia, Machizu riesce a stringere amicizia con un'altra studentessa, Sachiko, che è una partner che capisce. I due si sposano e nasce loro una figlia. Con il tempo, l'ossessione di Machizu di raggiungere gli standard dell'arte contemporanea aumenta sempre più, sino a sopraffarlo e annullare la sua esistenza, lasciandolo insensibile a tutto quanto avviene intorno, inclusa la morte della figlia e l'essere lasciato dalla moglie. Mentre le persone che lo circondano muoiono e se ne vanno, Machizu prova come meglio può a tenere il passo con le attese degli esperti d'arte, rimanendo senza un soldo e divenendo sempre più patetico. Raggiunge il fondo quando rimane coinvolto in un incendio divampato mentre era intento a dipingere e rimane quasi ucciso. Tutte le sue opere rimane solamente una lattina mezza bruciata, che valuta 200.000 yen, e prova a vendere, ma che finisce per essere presa a calci quando la moglie lo recupera dalla strada. Machizu va via insieme a lei, forse sbalzando dell'infinita caccia al capolavoro. È tutta la trama del film, insomma, il film è questo. Questa appunto è la trilogia, questi film strani, pazzoidi che lui ha fatto, fuori da tutti gli schermi. Ok, andiamo avanti. Utrace, qua torniamo a un film classico sempre, uno di quei film che ha rilanciato la sua carriera, si può dire, perché dopo questi film che erano stati un po' stroncati dalla critica, ha fatto questo film Utrace, che è appunto il primo della trilogia che vogliamo Utrace. È un film del 2000, il trilogiale è Autoreigi, sempre Outrage, del 2010, diretto da Kenshin Hirano. Prima parte della trilogia Outrage, i seguiti sono Outrage Beyond 2012 e Outrage Core 2017. Tutti gli Yakuza film, cioè film suoi Yakuza. E allora vediamo gli autori. Takeshita fa Otomo, poi Ryukase fa Ishihara, Umio Korihan, Korinaka fa Kataoka. Vediamo. C'è altri, quindi sono famosi, dice Renchi Ichibashi fa Murase, Junki Kunimura fa Ikemoto, ok, questi sono gli registi principali, gli attori principali. Trama, allora, cosa c'è di più importante che avere i controlli dell'area di Tokyo? Lo sa bene Otomo, che anche se è specializzato nel gestire il lavoro sporco dei suoi capi, è incaricato di diventare una schegge impazzita e dare origine ad una faida tra i più potenti Yakuza della città. Ma qualcosa sfuggirà al suo controllo e sarà l'inizio della fine. E questa è la trama. Trama concisa, non ti spiega niente, non ti spiega niente, insomma, ti spiega giusto senza spoilerare niente. E quindi questo è il primo film della trilogia. Poi qua, Outrage. Ah, aspetta, questa è la copertina originale, ve l'ho fatta vedere, questa è la copertina originale. Questa è la copertina, quella occidentale. Che credo che sia quella inglese. Come copertina, inglese o comunque occidentale. Poi, questo è Outrage Beyond, il secondo film, la trilogia. Adesso vediamo anche questo. Dove sono? 10 e mezza. Già famo finire, prima delle 11, sì. Outrage Beyond, sì, ma abbiamo quasi finito, mancano due film poi fatti. Allora, Outrage Beyond è il film del 2012, diretto da Kenshin Hirano. Tratto di questo film, secondo capitolo della trilogia, aperta da Outrage 2010 e chiusa da Outrage Coda 2017. Quindi 7 anni ha fatto tutta la trilogia. Allora, vediamo gli attori. Sono appunto Giuseppe Takeshi Kitano che fa Otomo. Poi c'è Yutaka Matsushige che fa Detective Shigeta. Mio Konihana che Onihata, scusate, ma legge. Detective Kataoka. Poi c'è Shigeru Koyama che fa Fuse, sono gli attori sempre quelli che hanno fatto la trilogia. Allora, in seguito alla presa del potere di Kato, Otomo è rimasto ai margini, fingendosi morto per sfuggire alle torture dei Sanno. Ma le voci sulla reale versione dei fatti e il ritorno in azione di Kimura preparano una strada violenta vendetta. Questa è la trama concisa, perché la storia è tanto ampia, insomma. C'è cioè, loro che combattono, quella tra bande. E questa è la copertina occidentale, anzi quella italiana. Outrage Beyond, chi sarà il prossimo boss? Questa appunto è la copertina italiana. Poi c'è questo film qua. Allora, questo film è nato in particolare. Allora, questo. Guarda che sta. Come qua. Allora, c'è il titolo comunque, adesso lo leggo. Allora, questo è
Yuzu to Shichinin no Kobuntachi. Yuzu e sette seguaci. Noto anche come Yuzu 7. E fine 2015 Takeshi Kitano. Questa faccia sopra, ecco questa copertina occidentale, no, entrambi. Aspetta, ho tutte due copertine, sì, ho messo tutte due perché fa vedere meglio, comunque non ci sono copertine occidentali. Perché pare qua non è uscito pure, da noi. Allora, dice, attore chi c'è? Allora, Yuzo e Takuya Fuji. Poi, Kitano, Kitano, c'è Murakami, fa una parte migliore, c'è anche lui. Che è Yoshizawa Fataka. Allora, Yuzo è un gangster yakuza in pensione che vive una vita tranquilla e senza pretese come suo figlio, con suo figlio Salaryman. Salaryman sempre gli impiegati, penitenziari, insomma, impiegati. Quelli che noi chiamiamo colletti bianchi, no? Impiegati. E suo figlio Salaryman Yuhei, ancora in contatto con il suo ex tenente, Masa, Yuzo. Mantiene la sua irascibilità con i loro incontri regolari. Un giorno il vecchio gangster riceve una chiamata da un impostore che finge di essere suo figlio e che chiede 5.000 yen. Yuzu intuisce il trucco e apprende dal tecnico della polizia Murakami, che è lui del Bitsakeshi, che il responsabile è un membro della banda di Kei Rengo. Riunendo i suoi 7 ex scagnozzi per l'impresa, Yuzu scopre che sono diventati tutti deboli come la vecchiaia, eccetera, vecchiati. Gli anziani membri di Yakuza impareranno presto che devono superare le loro debolezze se vogliono dimostrare di essere all'altezza della partita contro il giovane Kei Rengo. Quindi appunto questa riunione di anziani Yakuza, vedete proprio le foto di vecchietti che combattono. Questo è lui, Yuzu, questo è lui. Yuzu. E appunto si riuniscono per cercare un'ultima impresa da Yakuza, da banda. Ok, e questo qua è l'ultimo che vediamo. Questo è Outrage Coda, quindi questo è l'ultimo. Scritto Outrage Coda, dove è Coda? No, sono Outrage Coda. Ma questa è la copertina originale, questa è la copertina occidentale. Outrage Coda, questo è l'ultimo film. Vediamo adesso, apro la scheda un attimo. Allora, dov'è? Ecco qua. Allora, Outrage Coda, Outrage e Saishoujo, ultimo capitolo serve. È un film del 2017 scritto, diretto e interpretato da Takeshi Kitano, presentato fuori concorso alla 74ª edizione del Festival di Venezia. Allora, l'attore è sempre lui che fa Otomo, Kitano, qua chi c'è? Pierre Taki che fa Anada, Ren Ozugi che fa Nomura. Ken Mitsuishi fa Gomi, questi sono gli attori principali. Allora, con l'assorbimento dell'illustre ma ormai decimato clan Yakuza Sando, gli Hanabishi. Aspetta, un attimo una cosa. Funziona, sì. Ok, sì, no, perché ho visto un attimo che si era bloccato, pensavo che non funzionava più OBS. Ok. No, niente, si è bloccato qua. Ok, dicevo. Ma subentro dell'illustre ma ormai decimato clan Yakuza Sando, gli Hanabishi sono divenuti un'unica enorme organizzazione mafiosa centralizzata senza rivali in Giappone. L'acquisizione del clan Sando da parte degli Hanabishi non avrebbe potuto avere luogo se Otomo, ex membro del clan Sando, non avesse mosso guerra contro il suo stesso clan, spingendo i suoi seguaci più fedeli ad unirsi agli Hanabishi. Con. Aspetta, qua mi sa che spara tutto il film. Chissà, qua sbaglio tutto il film qua. Con l'acquisizione dei Sando, gli Hanabishi decidono però di eliminare a uno gli ex membri dei Sando. Quando Tono scopre il portafoglio, decide di rifinarsi e accettare una precedente offerta di affiliazione rivoltagli da una delle più potenti organizzazioni criminali coreane, capeggiata dal signor Chang. Tono lascia così Giappone e si reca dal signor Chang, l'isola di Jeju e la Corea del Sud. E qua racconta tutto il film, quindi non ve lo leggo, sono spoiler. Vediamo cosa dice qua la scheda di mymovie.it, magari non spoiler. Allora, comunque questo è l'ultimo film che vediamo oggi, perché l'ultimo film che ha fatto il mio film, allora ho fatto solo questo, quindi 2017, quindi
stato tutto il virus e le cose vai, quindi è l'ultimo mica fatto fino ad ora. Oh, la lotta tra i due clan di Yakuza non si risolve dopo anni di conflitto. Un nuovo omicidio riapre le vecchie ferite e i sentimenti mai sopiti. Appunto, questa è la trama. Ma questa cosa lo parte. Mi parte, no? Kitano chiude e fatti partire. Ecco che lo fermo. Fermati. Qui appena vai su, da parte il trailer. Fermati. Ok. Kitano chiude la trilogia e si prepara a nuove incursioni in generi aperti ad altre cifre stilistiche. Quindi questo è il. Allora, vediamo. Qui Shikai di Yanabinchi vince la guerra contro i Sanno. Subito dopo l'ultimo scontro, Otomo ha attraversato i confini con la Corea del Sud sotto la protezione segreta del presidente Chiang. Anni dopo, uno degli Yanabinchi di nome Hanada va in Corea, dove uccide uno dei piccoli criminali legati a Chiang, creando ulteriori sentimenti. Otomo torna in azione, mentre tra gli Hanabinchi esplode una guerra tra fazioni. E questa è la trama. Questo è l'ultimo film appunto, che ha fatto fino ad ora, l'ultimo film che ha fatto Takeshi Kitano. Ok, abbiamo visto quindi tutti i vari film da regista Takeshi Kitano. Allora, questa è stata la prima appunto, la prima scheda che abbiamo fatto di questa nuova rubrica che facciamo appunto Matri sul cinema giapponese. Mi spero sia stato interessante, abbiamo parlato appunto di questo regista famoso, di Takeshi Kitano. E quindi continueremo prossimo, fra due martedì, adesso prossimo martedì ritorniamo a parlare insieme di manga, perché qua ce n'è datori manga di cui parlare. E fra due martedì riprendiamo un altro regista, quindi continuiamo a parlare sempre di cinema giapponese. Una rubrica, insomma, avete visto che è sempre la farsi cadere altri, quindi parliamo sempre dell'autore, leggiamo la sua biografia, poi vediamo le sue opere, in questo caso film. E quindi andiamo avanti, insomma, registi giapponesi sono tanti, quindi abbiamo visto. Cioè, parlare più in là di Hiroshima, adesso non so quando più in là di Hiroshima, parleremo di Takeshi Miike, parleremo di Koreeda, parleremo di Kurosawa naturalmente, poi di tutti i vari registi, anche più i classici registi del cinema giapponese, sono tanti, quindi ci sono molti registi di cui parlare. Quindi spero che questa rubrica piaccia, come le altre. Continueremo sempre a parlare di manga e fare le lezioni giapponesi al giovedì, quindi al sabato vediamo video e giochiamo un po'. Quindi spero che sia interessante questa cosa, che questo canale possa crescere, quindi aiutate a far crescere il canale, diffondete, fate sapere che esiste, appunto. Ho chiuso, adesso non vedo più. Ho chiuso e non vedo più. Non so più, mi torno in cuffia adesso, aspetta. Ho chiuso tutto qua. Dicevo, quindi diffondete, fate sapere che c'è questo canale, quindi iscrivetevi. Ci aumenta i follower, più sono arrivato. E quindi se volete seguirmi, potete appunto iscrivervi al canale qua su Twitch, oltre al canale YouTube. Tanto quanto ho niente. Guardate, ma fare il ritorno le cuffie, sono non sento se sono in linea, però. Dicevo, al canale qui su Twitch, quindi iscrivetevi al canale Twitch, poi c'è il canale YouTube dove avete tutte le varie live, quindi questa domani la pubblico sul canale YouTube, la troverete sempre lì, disponibile. E poi c'è la pagina Facebook dove trovate sempre gli avvisi, metterò sempre gli avvisi quando faccio le live, quindi trovate sempre lì gli avvisi e le live che faccio sempre. Oltre ai link ai video appunto, che pubblico su YouTube e quelli che pubblico su TikTok quando li pubblico, li trovate sempre i link sulla pagina Facebook. Poi c'è la pagina Instagram, dove metto varie foto, vari disegni, cose varie. E poi c'è la pagina TikTok, appunto, dove metto qualche video adesso, appena posto, pubblico altri video anche su TikTok. E poi c'è la mail, chiocciolalibro.it. Poi, come dicevo prima, se volete sostenere, potete fare una piccola donazione tramite Coffee.com o Streamlabs, dove vi è più comodo, io vi ringrazio già da ora, oppure acquistando il mio ebook che trovate a 5 euro su Amazon. E niente, ho detto tutto, quindi allora, giovedì prossimo riprendiamo con le lezioni in giapponese, e continuiamo sempre con le lezioni fatte da prese da il giapponese nel trasporto da Assimil, quindi con letture di dialoghi, quindi divertenti, insomma, interessati.
E poi disegno kanji, naturalmente, disegno kanji. E sempre per conoscere, per aumentare il vocabolario, quindi leggiamo, disegniamo un po' di kanji, quindi di yogami giapponesi. E poi il sabato prossimo continuiamo a giocare, finisco a giocare con Mario Kart. E poi vediamo un video sempre di quel, sul canale che abbiamo visto l'altra volta di TV Antiqua, che però è abbastanza lungo, quindi stavolta l'ho diviso in due, perché ho diviso in due parti, anche perché sono, infatti sono due parti, cioè il video è tutto intero, però sono proprio due parti, se sono due parti diverse, messe insieme a video unico, però è abbastanza lungo, dura più di un'ora, quindi lo dividiamo in due, quindi sabato prossimo vediamo una parte, poi il prossimo sabato la vedremo la seconda parte. Quindi lo divido in due io, a un certo punto ci fermiamo e poi vediamo la prossima volta. E poi, come ho detto, martedì prossimo continuiamo a parlare di manga. Quindi parleremo di un autore manga, adesso non ve lo dico sabato, chi parleremo, anche perché sto ancora preparando la scheda, quindi parleremo di un altro autore manga. E quindi niente, ora ci vediamo giovedì per le lezioni di lingua giapponese. Spero sia stato interessante e comunque divertente questa live. Questa domani, come ho detto, la pubblico sul canale YouTube, la trovate lì, e potete fare una nuova playlist, quindi sul cinema giapponese. E quindi niente, ora un saluto a tutti da Otaku Biker. Buonanotte e alla prossima.